Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Ok. Allora, buongiorno a tutti. A questo punto riprendiamo l'argomento che abbiamo lasciato l'altra volta. Oggi dobbiamo assolutamente completare l'argomento dell'RH, la malattia emolitica del neonato e il test di Coombs diretto e indiretto. Mi auguro che gli argomenti che abbiamo affrontato l'altra volta vi siano chiari. Mi sentite? Più o meno vi ricordiate di che cosa sì, abbiamo sentiamo. Parlato. Ok, adesso. Allora, buongiorno a tutti. A questo punto riprendiamo l'argomento che abbiamo lasciato l'altra volta. Oggi dobbiamo assolutamente completare l'argomento dell'RH, la malattia emolitica del neonato e il test di Coombs diretto. Un attimo perché è aperto. Mi auguro che gli argomenti che abbiamo affrontato potete passare la voce per cortesia. Mi sentite? Più o meno vi ricordiate di che cosa sì, la sentiamo. Okay. Scusatemi. Allora, buongiorno a tutti. Molto rapidamente, credo che a questo punto questo argomento, questa prima parte di questo argomento l'abbiamo già affrontato l'altra volta. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato del sistema RH, abbiamo detto che in realtà dei diversi antigeni che lo costituiscono, quello che ci interessa di più è l'antigene B, che è il più importante perché è quello dotato di maggiore capacità immunogenica, che abbiamo visto essere anche un antigene estremamente diffuso nella nostra razza, tant'è vero che si dice che dal circa l'80-85% della popolazione presenta l'antigene B, ma che essendo fortemente immunogeno vuol dire che se un soggetto RH negativo incontra questo antigene B, ha l'85% di probabilità di formare un anticorpo, anticorpo che ovviamente non viene evidenziato immediatamente, perché, e se non ve lo ricordate andate a vedere, c'è una differenza fra quella che è la risposta immune primaria e la secondaria. Quando io incontro per la prima volta l'antigene B, si tratta di una risposta primaria. La risposta primaria è sostanzialmente caratterizzata da alcune per l'appunto caratteristiche, che sono innanzitutto il fatto che l'antigene deve essere presente in quantità significativa per poter... Scusate, vedo che c'è qualcuno che... deve essere presente in determinate quantità per poter stimolare una risposta immune e da questo punto di vista inoltre dipende molto anche dalla caratteristica biochimica, quindi la caratteristica chimica proprio dell'antigene. In questo gli antigeni di natura proteica, come è l'antigene B, sono degli ottimi immunogeni. La caratteristica più importante in questo momento per gli argomenti che andremo ad affrontare è rappresentata dal tempo di risposta dell'organismo, perché quando si tratta di una risposta primaria, perché si producano gli anticorpi corrispondenti, ci vogliono svariate settimane. Okay? Questo rende, giustizia di questa frase dove dice è possibile ritrovare dopo 2-5 mesi un anticorpo con specificità anti-B nell'85% dei soggetti B negativi trasfusi con almeno 200 ml di eritrociti B positivi. Vuol dire che per stimolare una risposta immunitaria ci vuole una quantità significativa di eritrociti che presentano gli antigeni B sulla loro superficie. Avete visto qua è scritto almeno 200 ml, che è esattamente la quantità di eritrociti che noi diamo quando facciamo una trasfusione intera. E vediamo anche che ci vuole qualche mese perché si evidenzi. Vi ricordo che la medicina, in particolare l'immunematologia, è fortemente basata su dati di tipo statistico. Quindi il fatto che dica 2-5 mesi non vuol dire che in alcuni casi non ci siano dei tempi più brevi. La metà del restante 15% non produrranno l'anticorpo nemmeno dopo ulteriori stimolazioni. Sono i cosiddetti non responders, ok? Dopodiché, se riusciamo ad andare avanti, abbiamo detto che l'antigene T è il più importante, ma in realtà sappiamo che non è l'unico, e dal punto di vista immunogeno quello che viene subito dopo è quello che abbiamo indicato con la lettera C piccolo. Okay? Questo è uno schema dell'argomento che abbiamo detto fino adesso, e cioè l'intervallo di tempo perché si presentino gli anticorpi anti-RH, dove per anti-RH in realtà, ve lo ripeto, noi indichiamo gli anticorpi anti-B piccolo. Come vedete, la concentrazione dell'anticorpo,
quando si tratta della risposta immune primaria, che è la figurina, diciamo, alla vostra sinistra, ok? Come vedete, la risposta primaria si verifica nell'arco di settimane. Ci vogliono quindi mediamente dalle 8 alle 12 settimane perché l'anticorpo arrivi a una concentrazione tale da poter essere evidenziato con le comuni tecniche di laboratorio. Ok? Quella che vedete invece sulla destra è la soglia di evidenziazione dell'anticorpo che si verifica a seguito di una risposta secondaria, cioè quando io l'anticorpo ce l'ho già, ma rincontro quel determinato antigene. Come vedete, l'andamento delle curve sono un andamento a salire, poi raggiungono un plateau e poi tendono a scendere. Dove tendono a scendere non vuol dire che diventi zero, cioè la produzione degli anticorpi anti-RH in realtà rimane virtualmente per tutta la vita, ma il laboratorio in alcuni casi può scendere al di sotto della soglia di evidenziazione dell'anticorpo. Quindi noi quando lo vediamo? Lo vediamo quando, pensando che il soggetto non abbia l'anticorpo, lo ristimoliamo, per esempio perché gli trasfondiamo, perché obbligati dalle necessità ovviamente, lo ritrasfondiamo nuovamente, per esempio, con delle emazie di gruppo D positivo e di conseguenza si ha una risposta secondaria. Nella risposta immune secondaria i tempi non sono più settimane, come vedete nello schema si tratta di giorni, anzi di pochissimi giorni, ok? A questo punto, vabbè, questo è un, poi su questo argomento tanto ci ritorniamo. Allora, gli anticorpi che sono diretti contro l'antigene B, a differenza degli anticorpi diretti contro il sistema B0, non sono delle IgM ma sono delle IgG. E questo comporta delle grosse differenze sia dal punto di vista del loro comportamento clinico, sia dal punto di vista della loro rilevazione in laboratorio. Vi ricordo che gli anticorpi diretti contro il sistema B0 sono degli anticorpi di classe IgM. Abbiamo detto che sono anche regolari, naturali, eccetera. Ma il fatto che siano delle IgM, che cosa vuol dire? Intanto che sono molto grandi, sono pentameriche. Questo vuol dire che in laboratorio noi le possiamo evidenziare molto semplicemente. Tanto è vero che se vi ricordate, quando andiamo a fare la tipizzazione del sistema AB0, noi che cosa facciamo? Una prova in cui cerchiamo l'antigene e una prova in cui cerchiamo gli anticorpi del sistema B0. Il presupposto è che noi li cerchiamo perché sappiamo che li troviamo con assoluta certezza, ok? Ma come li cerchiamo? Semplicemente prendiamo il siero che vogliamo studiare, ci mettiamo in questo siero delle emazie che portano l'antigene verso il quale noi riteniamo che siano diretti questi anticorpi, quindi prepariamo sostanzialmente, per semplificare al massimo, due provette con lo stesso siero o lo stesso plasma, decidete voi, e ci mettiamo emazie A ed emazie B. Dopodiché che facciamo? Non dobbiamo fare nessuna incubazione, non dobbiamo portare a nessuna temperatura, semplicemente questo siero lo centrifughiamo rapidamente, ok? E siccome gli anticorpi diretti contro il sistema B0 sono delle IgM, questi immediatamente si legano all'antigene, immediatamente legano i globuli rossi tra di loro, immediatamente si ha quindi una reazione di agglutinazione. Ma ripeto, perché sono delle IgM. Gli anticorpi diretti contro il sistema RH sono delle IgG, quindi innanzitutto sono molto più piccole e quindi per evidenziarle in laboratorio noi abbiamo bisogno di tutta una tecnica particolare. Non si può, in sostanza, quella che noi chiamiamo la prova sierica del sistema B0 non è riproducibile per gli anticorpi del sistema RH, perché noi questi anticorpi, anche se sono presenti in grandissime quantità, utilizzando la tecnica della prova sierica del sistema B0, gli anticorpi anti-B non li vediamo. Tra l'altro, sono di classe IgG. L'optimum termico degli anticorpi di classe IgG non sono le basse temperature come per le IgM. Le IgM a temperatura di Bancone,
quindi a temperatura ambiente, i 20 gradi per intenderci, reagiscono perfettamente. L'optimum termico delle IgM in realtà sono i 4 gradi, ma quello è l'optimum termico, cioè proprio la temperatura ideale, ma a temperatura ambiente reagiscono benissimo. Le IgG, oltre ad essere piccoline, per cui per far avvenire la reazione antigene-anticorpo hanno bisogno di essere aiutate, hanno un optimum termico di 37 gradi centigradi. Quindi, alla temperatura ambiente di laboratorio, quindi la temperatura di bancone, queste IgG non fanno assolutamente nulla. Ok? Fra l'altro, e questo è quello che succede in laboratorio, in vivo, fra l'altro, gli anticorpi anti-RH non fissano il complemento e di conseguenza il tipo di emolisi che si viene a determinare quando si lega l'anticorpo anti-D alle emazie trasfuse è un'emolisi di tipo extravascolare, non è un'emolisi di tipo intravascolare come quella che si determina quando a legarsi sono gli anticorpi del sistema AB0, ok? Abbiamo detto, siccome poi, se parliamo di antigene D, semplicemente, vi ricordate, abbiamo detto che l'antigene D è una catena aminoacidica formata da 417 aminoacidi che entrano e escono dalla membrana del globulo rosso, formando 12 loops o 12 ansie, ditelo come volete voi, 6 che si affacciano all'esterno della membrana del globulo rosso, 6 che si affacciano all'interno della membrana del globulo rosso. Delle variazioni in questa catena di circa 30-35 aminoacidi hanno determinato la formazione degli altri 4 antigeni che ci interessano, che sono il C grande, il C piccolo e il grande e il piccolo. Però, vi devo dire subito che in realtà, relativamente all'antigene D, esistono delle varianti. Che vuol dire delle varianti? In un po' meno dell'1% degli individui c'è un'alterata espressione della proteina RHD che determina quindi la costituzione di queste varianti. L'identificazione di queste varianti, come vedete, in realtà risale, ovviamente non erano state identificate in maniera molto precisa, perché per identificarle bene c'è stato bisogno della biologia molecolare, ma la loro presenza era già stata, diciamo, comunque sospettata nel 1946, quindi pochi anni dopo che era stato identificato il sistema RH. E si era visto in realtà che esisteva una variante dell'antigene D che era una variante con una espressione più debole, una variante di tipo quantitativa, perlomeno così si pensava. Questa variante era chiamata D-U, cioè D con U in apice, ok? Si chiama proprio D-U. Questa variante, vi dico, tuttora potete trovare scritto da molte parti D-U. In realtà è un tipo di, come dire, nomenclatura che non si dovrebbe più utilizzare, e l'antigene D-U noi lo dovremmo chiamare WIC-D. WIC in inglese, per chi non se lo ricordasse, significa per l'appunto debole, fiacco. Infatti è un antigene D debole, che è una variante di importanza clinica e diagnostica molto importante. Scusate, chiudo la finestra, se no qua non si capisce nulla. Allora, la questione qual è? Io adesso cerco di farvi una esemplificazione estrema. Stiamo parlando delle varianti dell'antigene D. Volendo esemplificare al massimo, ok, possiamo dire che esistono due tipi di varianti, una variante quantitativa e una variante qualitativa. La variante quantitativa è quella che abbiamo visto prima, che chiamiamo WIC-D, ok? Variante quantitativa, ovvero D debole, WIC-D. Esistono però anche delle varianti qualitative, che sono dette
di parziali o partial di. Ok? Il problema qual è? Che se io ho una variante di tipo qualitativo, vuol dire che il mio antigene D in un qualche modo è un po' diverso dall'antigene D presente nell'85% della popolazione nella nostra razza, ok? Quindi se io ho una variante partial, quindi una variante qualitativa, se incontro l'antigene D normale, posso formare l'anticorpo, esattamente come forma l'anticorpo il soggetto RH negativo quando incontra l'antigene D. Io, soggetto RH negativo, ovvero soggetto che noi scriviamo col D piccolo, anche se vi ricordo che l'antigene D piccolo non esiste, se incontro l'antigene D, scritto D grande, formo l'anticorpo. Io, soggetto che ho un D partial, parziale, se incontro l'antigene D grande, quindi l'antigene normale, posso anche io formare l'anticorpo. Ok? Quindi, per esemplificare al massimo, si dice che il WIC D è un antigene D espresso ma debolmente, quindi delle alterazioni di tipo quantitativo. Questo perché si verrebbe a determinare? Perché ci sarebbero delle alterazioni nelle zone non critiche della molecola dell'antigene D. Quali sono le zone non critiche? Sono quei loops, ovvero quelle ante, quelle sei ante che si verificano all'interno della membrana o all'interno della cellula. Il WIC B presenta quindi un antigene D espresso in maniera completa ma molto debole. Statisticamente si dice che il soggetto che presenta il WIC D non produce l'anticorpo quando incontra l'antigene D normale. Perché? Perché il suo antigene è vero sì che è meno rappresentato, ma sostanzialmente è più o meno lo stesso. Ok? Vedete, in questa diapositiva vedete questi puntini neri che rappresentano le sostituzioni aminoacidiche che si verificano per la costituzione quando si ha la formazione di un WIC D. Come vedete, i puntini neri sono tutti posizionati o all'interno della membrana del globulo rosso o comunque nei loops che si affacciano all'interno del globulo rosso. Ok? Il partial D invece è un'alterazione qualitativa che si verifica sulla molecola dell'antigene D. Questo perché le alterazioni si hanno in zone critiche dell'antigene D. Ok? Quindi in quei loops extracellulari. Che cosa succede? Voi l'antigene D, io adesso vi ho detto che è una catena aminoacidica, in realtà voi lo sapete, ha una, come dire, una struttura di tipo tridimensionale, ok? Quindi voi lo dovete immaginare sì come una catena, ma una catena tridimensionale, quindi un pochino ricorda come una catena costituita da tanti mattoncini di Lego, ok? Che cosa succede? Il partial D è come se di questi mattoncini del Lego, che più correttamente noi chiamiamo epitopi, gliene mancassero alcuni. Di conseguenza la sua struttura è un po' diversa rispetto all'antigene D classico. Se io ho un partial D e vengo trasfusa con i mazzi RH positivo o ho una gravidanza di un bambino RH positivo, posso formare l'anticorpo anti-D esattamente come il soggetto RH negativo. Quindi, riepilogando, il partial D ha delle alterazioni qualitative in zone critiche. Mancano alcuni epitopi. Di conseguenza, io non avendo questi epitopi, quando incontro un antigene D costituito normalmente con tutti i suoi mattoncini, quello che dovrebbe avere, formo l'anticorpo. Questo anticorpo in laboratorio è indistinguibile dall'anticorpo
anti-D che produce il soggetto RH negativo quando incontra l'antigene D. In buona sostanza, se io vi do un siero e voi dentro riuscite ad identificare un anticorpo anti-D, dal solo anticorpo voi non siete in grado di dire se è l'anticorpo anti-D di un soggetto RH negativo che ha incontrato l'antigene D o se è l'anticorpo anti-D che ha prodotto un soggetto partial D che ha incontrato l'antigene D normale. Ok? Queste sono le alterazioni che si verificano quindi sulla parte esterna. Questa è, diciamo, la struttura con gli epitopi, ok? Diciamo i mattoncini di Lego, come vi avevo detto. Nella routine di tutti i giorni non è facile distinguere queste varianti, ok? Perché noi in laboratorio, vi ricordo, che cosa facciamo? Facciamo avvenire una reazione antigene-anticorpo molto semplice. Se io voglio dire a uno di voi, tu sei un RH positivo, oppure tu sei un RH negativo, io che cosa faccio? Prendo una goccia dei vostri globuli rossi, metto a contatto questi globuli rossi con un antisiero anti-D, e vi ricordo che antisiero significa miscela di anticorpi diretti contro l'antigene D. Se l'anticorpo fornito dal commercio, ovvero l'antisiero, incontra l'antigene, si ha una reazione antigene-anticorpo che si evidenzia con una reazione macroscopica di agglutinazione. Se l'anticorpo, ovvero l'antisiero, non trova l'antigene, ok, si ha una reazione negativa, l'agglutinazione non si verifica e io dico che questo soggetto è un soggetto RHD negativo. Ok? Quindi una reazione negativa. Il problema qual è? Il problema è che in laboratorio questi soggetti che hanno queste varianti si comportano in maniera, diciamo, variabile. Ok? Quindi noi diciamo che il laboratorio con la sola metodica sierologica rutinaria non sono in grado di identificare la presenza di un soggetto di weak e ancora di più la presenza di un soggetto di partial, cioè di queste varianti. Ok? Ok. Adesso lasciamo perdere il meccanismo molecolare col quale si determina questo. Questo è un riepilogo di quello che abbiamo detto. Tenete presente che, ma questo non sarà mai argomento d'esame, ok? In realtà questa che io vi ho fatto, questa esemplificazione estrema tra WIC-D come variante quantitativa e partial D come variante qualitativa è una variante, è una definizione che ancorché, come dire, allestita nell'arco degli ultimi anni, per ultimi intendo gli ultimi 15-20 anni, in realtà già comincia a presentare i suoi limiti e probabilmente la differenza fra il weak D e il partial D non è così netta. Tant'è vero che questo è il messaggio di questa diapositiva, anche se si dice che statisticamente il soggetto weak D in genere non forma l'anticorpo anti-D, ok? In realtà sono state evidenziate delle eccezioni. Quindi, come vedete, anche nel parlare di weak D non esiste un solo weak D. Ne esistono tantissimi sottotipi. Quasi tutti non formano l'anticorpo anti-D, tranne, ma questa è l'affermazione di oggi, tra qualche anno magari sarà diversa, queste quattro varianti di WIC-D che si è visto che sono in grado di produrre l'anticorpo. Ok? Diverso è il discorso per il soggetto partial D, perché il soggetto partial D invece più facilmente forma l'anticorpo. Il problema qual è? Che il soggetto partial D
In alcuni casi, dipende poi da quanto si esprime questo antigene, in alcuni casi, quando andiamo a fare la tipizzazione in laboratorio, possiamo tipizzarlo come un soggetto Rh positivo, perché non ci accorgiamo che è un partial B. In alcuni casi non ce ne possiamo accorgere perché la sua reattività con l'antisiero fornito dal commercio è abbastanza buona. In altri casi non ce ne accorgiamo perché comunque avviene la reazione, ma non ci accorgiamo che è una reazione un po' più debole rispetto alla norma. Quando ce ne accorgiamo? Quando, avendo trasfuso il paziente, se lo rincontriamo, oppure se lo incontriamo per la prima volta perché l'ha trasfuso qualche altro trasfusionale, ci troviamo di fronte ad un paziente etichettato RHD positivo che ha formato l'anticorpo anti-D. E siccome questa è una cosa molto strana, quando ci si trova di fronte ad un paziente RHD positivo con anticorpi anti-D, noi immediatamente sospettiamo che ci si trovi di fronte a delle varianti. Ovviamente a quel punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricorrere alla biologia molecolare, perché in realtà l'unico modo che abbiamo per identificare la presenza di un weak D o la presenza di un partial D e nell'ambito dei vari sottogruppi che tipo di weak D o che tipo di partial D abbiamo di fronte, ce lo può dire solo la biologia molecolare, ok? Allora, perché vi dico tutto questo in realtà? Mi interessa poco che voi sappiate tutte queste cose, ok? Mi interessa soltanto che voi sappiate che esiste l'antigene D, che esistono delle varianti dell'antigene D, ok? Ma perché? Ritorniamo un attimo indietro, laddove si parla di tipizzazione del sistema RH. Vediamo un po' se lo ritrovo. La determinazione in laboratorio. Questa qui l'abbiamo vista l'altra volta, ok? Vi ricordate? Abbiamo visto come si fa la tipizzazione in vetrina, in vetrino, in provetta, in micropiastra, in microcolonna, e quello che facciamo noi è utilizzare gli antisieri forniti dal commercio. Ok? Se reagisce l'antisiero anti-D, reagisce l'antisiero anti-C grande, non reagisce l'anti-E grande, reagisce l'anti-C piccolo, non reagisce l'anti-E piccolo, noi possiamo dire che questi sono gli antigeni presenti. È presente D, è presente C grande, è presente C piccolo ed è presente piccolo. Non è presente E grande, ok? E questo l'abbiamo sviluppato l'altra volta in maniera completa. Che cosa mi importa di dirvi però? Siccome il problema è sempre l'antigene D, ragazzi, il problema è l'antigene D perché è il più importante dal punto di vista della sua immunogenicità, l'anticorpo anti-D è quello più importante, ma soprattutto è quello che il laboratorio ci dà più problemi. Perché? Perché il corrispondente antigene D piccolo, ve lo dirò fino allo sfinimento, non esiste. Ma voi di piccolo lo troverete scritto dappertutto perché è una convenzione grafica per dire non ho l'antigene di grande. E già questo vi confonde, ok? Dopodiché, quando io mi trovo di fronte ad un soggetto e voglio capire se ha l'antigene di grande o non ce l'ha, che cosa faccio? Abbiamo detto che io metto il suo sangue su un vetrino, su una provetta, nella microplastia, piastra, nella microcolonna, come volete voi. Ci metto l'antisiero anti-D. Se si ha una reazione di agglutinazione, vuol dire che l'antigene D c'è e il soggetto viene etichettato come RH positivo, indipendentemente dagli altri, C grande, C piccolo e grande e piccolo. Se ho l'antigene D, mi chiamo RH positivo. Mettiamo che l'antisiero anti-D fornito dal commercio non reagisce, ok? Come in questo caso, ok? Questo soggetto io lo etichetto come RH negativo? Questo è quello che voi pensavate fino alla settimana scorsa. Quando io faccio avvenire questa reazione tra globuli rossi che sto studiando
e antisiero anti-D che mi fornisce il commercio, se la reazione non avviene, ragazzi, siamo a metà del cammino. Non possiamo ancora dire che il soggetto è RH negativo. Perché? Perché sotto questa reazione che non avviene possiamo avere la condizione del soggetto RH negativo vero, possiamo avere la condizione del soggetto weak D, possiamo avere la condizione del soggetto partial D. Ok? Per cui quello che devo fare, ed è la routine di tutti i giorni, in tutti i servizi trasfusionali, è la reazione non avvenuta, riprendo queste stesse mazze, ci rimetto l'antisiero anti-D, ma potenzio questa reazione. Che vuol dire che la potenzio? Vuol dire che metto il tutto a 37 gradi, ci metto un mezzo potenziante, ma soprattutto ci metto una sostanza della quale oggi parleremo a lungo, che si chiama siero di Coombs. E poi vedremo perché ce la mettiamo. Quello che mi interessa è che in buona sostanza la reazione fra l'antisiero che mi fornisce il commercio e le mazie che io sto studiando la faccio riavvenire in condizioni, diciamo così, estreme. Le ipotesi che si possono verificare a questo punto sono due. La reazione continua a non avvenire. A questo punto, questo soggetto è effettivamente un soggetto RH negativo. Ok? La reazione avviene. Se la reazione avviene, attenzione, questo soggetto, che può essere un paziente o può essere un donatore, noi non lo chiameremo RH positivo, perché l'RH positivo è quello che è avvenuto prima, senza bisogno di, come dire, forzare questa reazione. Questo soggetto, noi in prima battuta, lo chiameremo ancora con il termine DU. Quindi quel termine che abbiamo visto prima. DU è quindi una convenzione grafica che significa questo soggetto ha un antigene D un po' diverso e io devo fare la biologia molecolare per capire che tipo di antigene D ha. Mi interessa che la vostra conoscenza dell'antigene D si fermi a questo punto. Ovvero sapere che se vi trovate di fronte a qualcuno che utilizza la convenzione grafica DU, okay, vuol dire che il soggetto non è un RH negativo, è un RH variante, sotto la cui definizione si riconoscono diverse fattispecie. Perché vi dico questo? Perché mi interessa che voi sappiate che esiste il DU e soprattutto il DU weak, il DU partial, eccetera. L'identificazione del DU risale, abbiamo visto, praticamente a poco dopo l'identificazione dell'antigene D, cioè praticamente già nel 1946 si è capito che esistevano delle varianti dell'antigene D e che per far avvenire le reazioni, cioè per identificare la presenza di queste varianti, era necessario potenziare la reazione. Però non c'era la biologia molecolare, quindi ovviamente sotto questo cappello chiamato DU non si poteva sapere se c'era il D, il D partial o i D variant, come si chiamano adesso, ok? Dopodiché che cosa succede? Se noi ci troviamo di fronte ad un paziente che dobbiamo trasfondere, e questo paziente è stato etichettato come paziente DU, ok? Noi lo dobbiamo considerare come un paziente RH negativo. Ok? Perché lo dobbiamo considerare come un paziente RH negativo? Perché noi l'abbiamo chiamato DU. Il DU può essere un DU weak, può essere un DU weak di quelli che non formano gli anticorpi anti-D.
ma può essere un D-weak di quelli che formano gli anticorpi anti-D. Oppure può essere un D-partial, quindi una variante dell'antigene D che forma l'anticorpo se incontra l'antigene D normale. Fino a che non facciamo la biologia molecolare, noi non lo sappiamo. Se dobbiamo trasfondere in urgenza, quindi per noi un paziente etichettato D-U, perché facciamo a capirci, per fare il test per vedere se io sono un RH negativo o se sono un D-U, ci vogliono 10 minuti scarsi. Una volta che il soggetto è etichettato come D-U, per capire se è un D-weak, un D-partial e che tipo, ci vuole la biologia molecolare. Quindi ci vuole un laboratorio che faccia la biologia molecolare, e non sono molti, anzi sono pochissimi, okay? E ci vuole tempo. Se ci abbiamo tempo e laboratorio, ok. Ma in medicina trasfusionale possiamo magari avere il laboratorio, ma non abbiamo il tempo. Allora noi dobbiamo decidere in fretta. Decidere in fretta che vuol dire? Sei un paziente D-U? Non posso correre il rischio di immunizzarti. Quindi, siccome non so sotto questo termine D-U che cosa si nasconde, per me sei un RH negativo. Principio della massima precauzione, ok? Viceversa, sei un donatore, perché al servizio trasfusionale vengono anche i donatori. Ti faccio la determinazione dell'antigene D, sei venuto negativo. Anche al donatore io faccio la ricerca del D-U nelle condizioni estreme di cui abbiamo parlato e che affronteremo meglio in seguito. Fatta questo ulteriore test, a questo secondo test tu risulti, tu donatore, D-U positivo. Ok? Il donatore D-U positivo viene considerato un donatore RH positivo, cioè le sue mazie verranno date soltanto a riceventi con l'RH positivo. Ok? Ecco perché vi ho voluto spiegare che cosa significa D-U, come si fa la ricerca, ma non perché mi interessa che voi tecnicamente sappiate come si fa la ricerca dell'antigene, l'identificazione dell'antigene D-U. Tanto difficilmente voi vi troverete in un laboratorio a farla, a meno che non decidiate di intraprendere il percorso dell'immunematologia eritrocitaria e quindi della medicina trasfusionale. Ma se vi trovate in reparto e vi arriva una determinazione gruppo di un vostro paziente con scritto D-U, dovete sapere come comportarvi. È ovvio che il collega della medicina del servizio trasfusionale lo saprà. Quindi facciamo anche affidarci, ma è corretto che voi sappiate interpretare i dati. Se poi addirittura vi trovate di fronte ad un servizio trasfusionale che non solo vi dà il D-U, ma addirittura vi manda una tipizzazione e vi dice che il vostro paziente è uno 0 D-weak del tipo XX, ok? Potrete non sapere se è una variante che si immunizza facilmente o non si immunizza per nulla, e quello avete tutto il titolo per chiederlo, ma dovete sapere che il D-weak è un tipo di antigene che esiste e a che cosa corrisponde. Viceversa, se dovete trasfondere un vostro paziente RH positivo e vi dovesse arrivare una sacca dove l'RH è tipizzato D-U, voi dovete sapere che quel D-U, dal punto di vista clinico della quotidianità, equivale a dire quello è un donatore RH positivo. Ok? Ok. Tutte queste altre cose mi pare che l'altra volta ne abbiamo parlato. Quindi a questo punto passiamo alla MEN, cioè alla malattia emolitica del neonato. Date un attimo di pazienza, devo recuperare il diaco. Ok, questo l'abbiamo già detto, lo sappiamo, quindi andiamo avanti. Questa prima parte mi pare che l'altra volta l'abbiamo affrontato.
Vi chiedo un attimo scusa. Sto facendo lezione. Ok, e c'è, tanto è vedita Juvant, siamo arrivati al momento in cui la medicina trasfusionale di fatto è nata. Grazie a Karl Landsteiner, che aveva identificato il sistema B0, è nata la medicina trasfusionale con ottimi risultati. Fino a che abbiamo avuto questa signora che ha fatto nascere, insomma, ha partorito questo bambino con caratteristiche molto tipiche di una emolisi dovuta all'incompatibilità eritrocitaria tra feto e neonato. Questo l'avevamo detto. Quello che si è subito ipotizzato è che praticamente il bambino avesse un antigene presente sugli eritrociti del padre, e che quindi è ereditato dal padre, e che la donna invece avesse un anticorpo diretto contro questo antigene. Quindi i globuli rossi fetali sono distrutti da questi anticorpi di origine materna, ma quello che è importante è che questi anticorpi sono in grado di attraversare la barriera placentale e che siano rivolti verso gli antigeni che il feto possiede ad opera di geni trasmessi dal padre. Badate bene, la seconda affermazione capace di attraversare la barriera placentale è un'affermazione chiave, perché è quello che differenzia gli anticorpi del sistema RH dagli anticorpi del sistema B0, ok? Perché se io sono di gruppo B e mio figlio di gruppo A, ed è un'evenienza frequentissima, non piccola, in generale tutte le combinazioni, nel 99,99% dei casi, anzi forse di più, la malattia emolitica del neonato da incompatibilità B0 non si verifica. Ma non si verifica perché nella stragrande maggioranza dei casi gli anticorpi diretti contro il sistema B0 non sono in grado di attraversare la barriera placentale e di conseguenza non sono in grado di distruggere i globuli rossi del bambino, anche se questi presentano gli antigeni verso i quali sono diretti gli anticorpi che la madre ha. Perché io vi ricordo che quando parliamo di malattia emolitica del neonato da anticorpi anti-RH, il presupposto è che la madre sia RH negativo, ma che la madre abbia gli anticorpi. Se io sono una donna RH negativo e non ho gli anticorpi anti-RH, anti-D per essere più precisi, e mio figlio è RH positivo, non ho anticorpi che possano attraversare la barriera. Conseguenza, la malattia emolitica del neonato, almeno in questa prima circostanza, non si verifica. Se io sono una donna B, gli anticorpi anti-A io ce li ho sicuramente. Questo non mi impedisce di avere un figlio di gruppo A. Perché? Perché i miei anticorpi anti-A non attraversano la barriera placentale. Perlomeno non quelli regolari, naturali, che abbiamo tutti, non le IgM, delle quali abbiamo parlato abbondantemente la volta scorsa. Ok? Poi su questo ci ritorneremo. Malattia emolitica del neonato. Quasi sempre, tanto è vero che tutti quanti la conoscete unicamente in questa fattispecie, è una patologia determinata dall'anticorpo diretto contro l'antigene D. In qualche raro caso ci possono essere altri anticorpi diretti contro il sistema RH, per lo più C piccolo, ok? Come vedete in questa classificazione della MEN però, e poi dopo ci ritorneremo, al terzo punto nella classificazione c'è la MEN da incompatibilità B0. Vuol dire che in una piccola percentuale di casi la MEN da incompatibilità B0 si può verificare e poi vedremo perché si può verificare e che cosa vuol dire. Questo è uno schema. Donna, che cosa succede? Gli antigeni presenti sui globuli rossi del feto entrano nel circolo e la donna sviluppa gli anticorpi. Successivamente, ma per successivamente vuol dire statisticamente nella successiva gravidanza, se anche il secondo bambino è RH positivo, questi anticorpi che la madre ha prodotto attraversano la placenta, entrano nel circo fetale
e danneggiano il bambino, ovvero si configura il quadro della malattia emolitica del neonato. Perché la donna può formare gli anticorpi? Gli eventi della precedente immunizzazione sono o per via trasfusionale o per via transplacentare. Che vuol dire per via transplacentare? Per via trasfusionale, manco ve l'ho scritto, per via trasfusionale significa una donna, per esempio, che ha fatto una trasfusione a 20 anni, una donna Rh negativo, che ha fatto una trasfusione con emazie Rh positivo, ok? E ha formato gli anticorpi, rientra quindi in quell'85% della popolazione che, avendo incontrato l'antigene D, ha sviluppato gli anticorpi. Questi suoi anticorpi alla madre, che all'epoca non era ancora una madre quando è stata trasfusa, non fanno nulla, perché vi prego di ricordarvi che l'importanza di un anticorpo è condizionata dalla presenza del corrispondente antigene. Io, donna Rh negativo, che ho anticorpi anti-D, questi anticorpi a me non fanno nulla, perché io l'antigene non ce l'ho. Sono stata trasfusa con l'anti-D, con le mazie D, ok. Ho formato l'anticorpo, ok. Questo anticorpo mi resta per tutta la vita, ok. Ma a me proprio, non fa nulla. Il problema si pone solo successivamente, ok? Ma un'altra modalità di precedente immunizzazione abbiamo detto che può essere per via transplacentare. Che vuol dire? In genere, quando, e mi riallaccio a quello che abbiamo detto all'inizio della lezione di oggi, che cosa abbiamo detto? Che quando si parla di immunizzazione primaria, uno dei presupposti è la quantità di antigene che io incontro, oltre che ovviamente la via con cui incontro l'antigene. Che vuol dire la via? Che se io mi bevo il sangue Rh positivo e io sono Rh negativo, l'anticorpo anti-D non lo formo, perché non è prevista una modalità di, come dire, di sensibilizzazione per via transgastrica, se volessimo chiamarla così, ok? Devo incontrarla nella modalità più opportuna e in quantità significative. Allora, che cosa succede? Come vedete scritto qua, il passaggio delle mazie fetali si verifica statisticamente al momento del parto. Okay? Minime quantità di emazie fetali possono in realtà passare dal feto alla madre nel corso di una gravidanza anche fisiologica, ma il momento, il clou, la quantità più importante di emazie fetali che passano nel circolo materno è il momento del parto. E riguarda in genere un quantitativo di sangue che è statisticamente stimato come quantità inferiore a 0,25 ml. In qualche caso il parto può essere più importante, più complicato, diciamo, più difficoltoso. In questo caso non passano soltanto 0,25 ml, ma ne possono passare molti di più. Vedete scritto qua addirittura 10 ml, in alcuni casi addirittura 25-30 ml. Che vi può sembrare poca roba come quantità assoluta, è vero, ma dovete considerare che stiamo parlando di una stimolazione immunogena, una immunogenicità di queste sostanze che si verificano all'interno del corpo materno, ok? Perché vi dico questo? Per capire il meccanismo della instaurazione della malattia emolitica del neonato. Allora, intanto, io ho di fronte a me una donna Rh negativo. È la sua seconda gravidanza. Ok? Perché vi dico la sua seconda gravidanza? Perché nella prima gravidanza, che cosa succede? Donna Rh negativo, bambino Rh positivo. In una gravidanza normale, fisiologica, la quantità di sangue fetale che entra nel circolo materno durante la gravidanza sono piccole quantità, per lo più non in grado di stimolare una risposta immunitaria di tipo primario.
La stimolazione della madre quando avviene? Avviene al momento del parto, quando una quantità di sangue fetale più importante passa dal circolo fetale al circolo materno. Questo già in condizioni normali, non è necessario che il parto sia complicato, basta un grande parto normale. Scusatemi. Oggi, scusatemi un attimo ragazzi, dopo che ho fatto la segnalazione stamattina ha ricominciato a funzionare, per me sta funzionando, tant'è che io sto facendo lezione e ci sono ben 140 ragazzi collegati. Un'oretta scarsa. Sempre la mattina appena inizio. Appena parto la prima mezz'ora, tre quarti d'ora non funziona. Grazie a lei. Vi chiedo scusa ragazzi. Allora, quindi diciamo, il momento in cui si ha l'immunizzazione della madre è il momento del parto, perché anche in un parto normale, senza complicanze, in un parto in cui passano 0,25 ml di sangue, questa quantità di sangue è sufficiente a stimolare la produzione di anticorpi, ok? Ma è una risposta primaria. La produzione di anticorpi della mamma non è che avviene immediatamente, ci mettono a produrci, si arriva a produrre una quantità idonea di anticorpi, ci si mette diverse settimane. Oramai il bambino è nato, è fuori, non è più in una situazione di gravidanza, è nato, quindi il primo bambino è al sicuro. Il problema qual è? È la seconda gravidanza. Perché nella seconda gravidanza la donna gli anticorpi ce li ha già. Stessa situazione, stessa donna, RH negativo, stesso padre del bambino, RH positivo. È chiaro che poi bisogna vedere se il padre è un RH positivo eterozigote o omozigote. Se è eterozigote c'è una possibilità di avere un figlio RH negativo, ma noi cominciamo a ragionare in termini di ipotesi sfavorevoli. Padre eterozigote, che trasmette il gene che produce l'antigene B, o addirittura padre omozigote, ok? Quindi bambino RH positivo. Problema, la madre ha l'anticorpo. L'antigene c'è? Sì, il bambino ha l'antigene. Allora dovete cominciare a pensare subito in termini di quando matura l'antigene B. Perché vi dico questo? Perché per ipotesi assurda, se la madre avesse l'anticorpo e il bambino avesse l'antigene, ma l'antigene B maturasse l'ultimo giorno della gravidanza, capite perfettamente che la malattia emolitica del neonato sarebbe una patologia che non esiste. Il problema della malattia emolitica del neonato qual è? Gli anticorpi che produce la madre rimangano praticamente per tutta la vita. B. Gli anticorpi che produce la madre sono in grado di attraversare la placenta. C. L'antigene verso il quale sono diretti gli anticorpi della madre maturano sui globuli rossi del bambino durante la vita intrauterina, cioè durante la gravidanza. Se vi ricordate la diapositiva che abbiamo visto la scorsa settimana, si dice che la maturazione degli antigeni del sistema RH inizia però a partire dall'ottava settimana di vita intrauterina. In realtà la massima maturazione la raggiunge un po' più là, diciamo che alla sedicesima settimana di vita intrauterina sono perfettamente espressi. Ragazzi, ma la gravidanza alla sedicesima settimana è all'inizio. Di settimane davanti ce ne sono tantissime ancora, settimane in cui gli anticorpi della madre passano la placenta, la attraversano, entrano nel circolo fetale, trovano l'antigene sulla superficie dei globuli rossi e distruggono i globuli rossi del bambino. Ok? Ha davanti a sé decine di settimane questo meccanismo. Ok? E allora, in caso di gravidanza in donna RH negativo,
Per noi è importante capire il fenotipo D del feto, cioè se il bambino, il feto, perché il bambino non è un bambino, è un feto ancora, l'antigene D ce l'ha o non ce l'ha. Allora, è ovvio che al momento ci sono delle tecniche estremamente raffinate che ci consentono di fare questa indagine. Quindi se noi proprio abbiamo necessità di fare un'indagine precoce per vedere se il bambino ha l'antigene o no, possiamo fare che cosa? Il prelievo degli amniociti del liquido amniotico, l'amniocentesi, un prelievo dei villi corionici, oppure, capite perfettamente che queste due metodiche sono due metodiche altamente invasive, il cui evento avverso che può verificarsi è quella dell'interruzione della gravidanza. Dopodiché andiamo a fare un'indagine per vedere come intervenire, l'evento avverso peggiore, statisticamente non frequente per fortuna, ma che bisogna mettere in conto è proprio l'interruzione di gravidanza. Okay? C'è anche una possibilità di una metodica non invasiva, ovvero lo studio delle cellule fetali libere presenti nel plasma materno. Quindi si cercano queste cellule fetali, si fa una metodica di PCR se la volete dire all'inglese, di PCR se la volete dire all'italiana, per amplificare alcune regioni del gene RHD. Se le riuscite ad amplificare è ovvio che sono di provenienza fetale, la madre è RH negativa, quindi non ce le può dire, ok? Questa è una modalità di prelievo del liquido amniotico, vabbè. Mi rifiuto di parlare della metodica PCR o PCR, ripeto, di dirsi voglia, perché tanto sicuramente la conoscete, ok? Mi interessa più approfondire altri argomenti, scusatemi, andiamo avanti. Ok. Oppure possiamo anche utilizzare, questo è un metodo di utilizzo routinario, la presenza di emanzie fetali nel circolo della madre grazie al contenuto in emoglobina fetale, e si fa quello che si chiamava il test di Kleibauer, un test che consiste nella denaturazione dell'emoglobina adulta per contatto con una soluzione tamponata di acido citrico. Dopodiché, utilizzando questo acido citrico, le emazie materne non si evidenziano più, le emazie fetali invece rimangono quelle visibili. In questo modo noi dimostriamo la presenza di queste cellule nel circolo, ok? Anche la citofluorimetria però ci consente di vedere la presenza di emazie fetali. Perché ci interessa vederle? Ci interessa in realtà vederle per quantizzarle. In che senso? E qui vi anticipo una cosa. Abbiamo detto che in un parto normale la quantità di emazie fetali che entrano nel circolo materno sono sostanzialmente, mediamente, circa 0,25 millilitri. Da quando si è scoperto qual è il meccanismo per il quale si instaura la malattia emolitica del neonato, vi dico anche che è stato quasi subito dopo identificata la modalità con la quale si può prevenire la produzione dell'anticorpo da parte della mamma, quindi della donna al momento del parto, donna alla prima gravidanza, donna RH negativo con prima gravidanza RH positivo, partorisce. La prima gravidanza è andata a buon fine, era la prima gravidanza, il meccanismo per cui non si instaura la malattia emolitica del neonato l'abbiamo capito. Il problema è il parto. Al momento del parto le emazie fetali entrano in circolo, ok? Entrano in circolo e la donna, il sistema immunitario della donna, incontra queste emazie fetali, ok? Incontra le emazie fetali e di conseguenza può produrre l'anticorpo. Noi dobbiamo fare sì che questa produzione anticorpale non si verifichi, ok? Che cosa facciamo? E poi vedremo in che modo. Somministriamo alla donna degli anticorpi anti-D, ovvero somministriamo alla donna qualche cosa che lei potrebbe formare. La donna che cosa potrebbe formare? Gli anticorpi anti-D? Noi come vogliamo fermare la sua produzione? Dandole anticorpi anti-D, immunoglobuline anti-D. Ma quante gliene diamo?
Gliene diamo un quantitativo tarato sul fatto che statisticamente la quantità di emazie fetali che entrano nel circo non sono quelle che abbiamo detto. Se il parto è più indaginoso però, e noi diamo la quantità standard, questo meccanismo non funziona. E allora ecco che dobbiamo mettere in piedi un sistema come il metodo di Kleauer che si faceva una volta, oppure il metodo della citofluorimetria, che ci dice: attenzione, nel circolo materno di emazie fetali non ce ne sono poche, cioè il poco che noi ci aspetteremmo, ce ne sono di più. Di conseguenza la quantità di immunoglobuline che voi dovete somministrare non è la dose standard, ma è una dose superiore. Comunque su tutto questo ci ritorneremo. Ok? L'insorgenza e quindi la diagnosi della malattia emolitica del neonato ci consente però di cominciare a parlare un poco di diagnostica e quindi di metodiche di identificazione di anticorpi antieritrocitari, in buona sostanza di test di Coombs diretto e di test di Coombs indiretto. Abbiamo detto che gli anticorpi diretti contro il sistema RH sono delle IgG e a voler essere proprio precisi, in realtà per lo sono delle IgG1. Che cosa fanno queste IgG? Si legano all'antigene RH, abbiamo detto nel 99,9% all'antigene D presente sulle emazie fetali. Di conseguenza le emazie fetali si dice che sono sensibilizzate. Queste emazie sensibilizzate vengono captate, vengono fagocitate nella milza e nel fegato. Ma quello che a noi interessa è cercare di dimostrare in laboratorio che queste emazie del bambino sulla loro superficie hanno delle immunoglobuline di classe IgG adese. E non esiste microscopia elettronica che ci fa vedere le immunoglobuline attaccate sui globuli rossi. L'unico test attualmente disponibile è quello che si chiama il test di Coombs. Si scrive Coombs, si legge Coombs, il test di Coombs diretto. Questo è lo schema, non è quello che si vede in laboratorio ovviamente. Questo è quello che succede. Allora, vi prego di notare che queste sono delle IgG monomeriche. Vi ricordate la stessa immagine quando ad essere attaccate erano le immunoglobuline di classe IgM? Le IgM erano molto grandi e di conseguenza, essendo molto grandi, le IgM potevano legare più globuli rossi fra di loro. Ok? Questo spiega perché le IgM del sistema B0, per essere evidenziate, non avevano bisogno di nessun artificio in laboratorio. Noi prendiamo il siero della persona che vogliamo studiare, ci mettiamo le emazie di gruppo A o di gruppo B, le IgM che sono libere nel siero si legano i globuli rossi e danno la reazione. Quando sono delle IgG invece, le IgG che fanno? Si legano ad un antigene, ma non possono, non ci riescono, non possono legarsi ad antigeni presenti su due globuli rossi diversi. Perché? Perché i globuli rossi mantengono una distanza fra di loro che è superiore alla distanza che sono in grado di coprire le immunoglobuline di classe IgG. Per cui le immunoglobuline si legano ad un globulo rosso, ma macroscopicamente noi questo legame non lo riusciamo a dimostrare. Tuttavia le emazie, le immunoglobuline sulla superficie ce l'hanno e queste sono detti globuli rossi sensibilizzati. E i globuli rossi sensibilizzati sono fagocitati da fegato e milza, ok? Quindi sono rimossi dal circolo. Quindi in vivo il problema si ha, in laboratorio, scusatemi, noi non riusciamo a dimostrarlo. Allora, come si fa a fare una diagnosi prenatale di malattia emolitica del neonato? Intanto i dati anamnestici.
Se da voi viene una donna con gruppo RH negativo che vi dice ho avuto due gravidanze, strano, la prima sa dottore, mi è andata benissimo, non ho avuto nessun problema, la seconda dottore, mamma mia, il bambino è nato morto, com'era brutto, c'aveva tutte delle alterazioni, mi hanno detto che c'avevo qualche cosa ma non ho ben capito. Ok? Dati anamnestici. Oppure è il clinico, l'ostetrico che vi manda la gravida dicendo c'è qualche cosa che non va all'ecografia del feto. Ok? Secondo dato, ricerca positiva di anticorpi irregolari nella madre. E questo è un dato squisitamente di medicina trasfusionale. Gli anticorpi irregolari si intende ovviamente anticorpi anti-eritrocitari. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che qualcuno, io o un altro laboratorio, avrà preso il siero della madre, avrà cercato anticorpi diretti contro i globuli rossi, che non sono però anticorpi del sistema B0, badate bene, perché la ricerca che è stata fatta è stata la ricerca di anticorpi irregolari. Gli anticorpi del sistema B0 sono anticorpi regolari, quindi vuol dire che nel siero di questa madre, oltre agli anticorpi del sistema B0, che ci stanno perché ci devono essere, sono stati trovati altri anticorpi. E se vi ricordate bene, l'altra volta noi abbiamo detto che gli anticorpi del sistema B0 sono detti anticorpi regolari. Tutti gli altri anticorpi antieritrocitari, tutti vuol dire tutti, di tutti gli altri 30 dispari sistemi gruppo ematici che conosciamo, sono tutti definiti anticorpi irregolari, ovvero anticorpi che non ci devono essere. Fatta la ricerca di anticorpi irregolari nella madre, mettiamo che voi siete dei clinici, la madre l'avete mandata da me e io vi dico guarda che questa madre ha anticorpi irregolari. Questa è una risposta generica. Anticorpi irregolari vuol dire c'è qualche cosa, ma non vi ho detto di che tipo, ok? Seconda informazione importante. Il padre è RH positivo. Perché è evidente che se stiamo parlando di una donna che ha un dato anamnestico di questo tipo, di una ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari positiva, in una donna il cui padre del bambino è un RH negativo come lei, il problema non si pone. Ok? La quarta informazione molto importante che si riconduce alla seconda. Io non solo vi ho detto guarda che questa donna ha degli anticorpi diretti contro alcuni antigeni dei globuli rossi e non parliamo di autoanticorpi evidentemente, ma ti dico di più. Questi anticorpi, anche se ancora non ho dato un nome e un cognome a questi anticorpi antieritrocitari, non ti ho detto sono anti-D, non ti ho detto sono anti-C piccolo, non ti ho detto sono KEL, qua stiamo parlando genericamente, sono anticorpi irregolari, io li ho titolati. Che vuol dire titolati? Il laboratorio, se non lo sapete ve lo dico, se lo so mi scuso, che vi dico una cosa che già sapete, titolare non significa intitolare, cioè dare un cognome, un nome e un cognome. Titolare significa dosare. Ok? Quindi io vi dico, ho titolato questi anticorpi all'inizio della gravidanza, li ho rititolati, titolati nuovamente alla 16ª settimana e il titolo sta salendo. Se il titolo anticorpale sta aumentando, ragazzi, l'interpretazione è c'è uno stimolo immune. Non c'è nessun motivo per cui un titolo anticorpale aumenti se non perché c'è uno stimolo, per l'appunto una spina irritativa. Ok? Dopodiché che cosa possiamo fare? Possiamo fare uno studio del liquido amniotico, quindi un esame spettrofotometrico, per esempio, della bilirubina presente nel liquido amniotico, o ancora di più, fare la determinazione del fenotipo bifetale mediante il prelievo del DNA fetale, quindi quello che abbiamo visto prima. Vabbè, queste sono le immagini dell'analisi spettrofotometrica del liquido amniotico, poi vedremo che cosa vuol dire la bilirubina
circolo. Ok? Qual è il meccanismo, la fisiopatologia della mente? Le IgG sono l'unica classe di immunoglobuline in grado di attraversare il filtro placentale. I globuli rossi fetali sensibilizzati delle IgG vengono rimossi dal circolo dai macrofagi splenici ed epatici. Di conseguenza, quello che si configura è un quadro di anemia. Ragazzi, anemia del feto, non anemia della madre, perché le immunoglobuline si attaccano ai globuli rossi del feto. Anemia di vario grado che può indurre un quadro di scompenso cardiocircolatorio, fino ad arrivare al quadro dell'idrope fetale, o, nei casi estremi, la morte intrauterina o neonatale. Che tipo di anemia è? È un'anemia di tipo emolitico, abbiamo detto che è un'emolisi di tipo extravascolare, cioè un'emolisi in cui si ha la rimozione per mezzo dei macrofagi da parte del fegato e della milza dei globuli rossi del bambino. Anemia di tipo emolitico. Di conseguenza, il midollo del bambino, avvertito del fatto che si ha una rimozione di questi globuli rossi, che cosa fa? Cerca di compensare immettendo in circolo i globuli rossi più giovani. All'inizio i reticolociti, e quindi si ha l'iperreticolocitosi. Successivamente si arriva al quadro dell'eritroblastosi vera e propria, cioè i globuli rossi ancora più immaturi. Ok? Ecco perché quando il meccanismo della malattia emolitica di neonato non era noto, e quindi non si parlava di malattia emolitica di neonato perché non si sapeva che era, si parlava genericamente di eritroblastosi. Okay? Associata all'anemia ci può essere un'insufficienza cardiaca con l'ipervolemia plasmatica e quindi il quadro dell'anasarca fetoplacentale. Il problema della bilirubina. Che significa il problema della bilirubina? Il fatto che l'anemia sia di tipo emolitico, che cosa comporta? Comporta che il feto abbia problemi legati all'anemia. Contemporaneamente, siccome è un'anemia di tipo emolitico, si ha un rilascio dei prodotti di degradazione dell'emoglobina e quindi la bilirubina. In realtà, l'incremento della bilirubina durante la gravidanza è un problema che, diciamo, non esiste. Perché? Perché la bilirubina in eccesso viene rimossa dall'organismo materno. Ok? Quindi, durante la gravidanza, almeno questo problema non c'è. Ma che succede? Subito dopo il parto, il bambino nasce, ha i globuli rossi sensibilizzati, quindi continua il quadro emolitico. Quindi c'è il problema dell'anemia preesistente e dell'anemia che si continua ad instaurare, perché subito dopo il parto ci sono anche gli anticorpi che la madre ha trasmesso ha immesso nel circolo fetale e che quindi durano più giorni e continuano a determinare l'emolisi dei globuli rossi del bambino. Okay? A questo problema che cosa si aggiunge? Si aggiunge la liberazione di bilirubina. Perché è un problema? Perché il bambino alla nascita ha un fegato immaturo ed è un fegato immaturo che quindi non è in grado di smaltire la bilirubina che si sta producendo. Quindi è un bambino anemico, è un bambino con insufficienza cardiaca, è un bambino con segni ed ematosi generalizzati che può avere un quadro di anasarca fetoplacentare. In più ha un eccesso di bilirubina libera che si manifesta quindi con un ittero neonatale rapido ed intenso. Ittero talmente importante che in alcuni casi questa bilirubina, che ha un particolare tropismo per i nuclei grigi del sistema nervoso centrale, si accumula a livello di questi nuclei grigi e fa sì che il bambino in alcuni casi può sopravvivere a questo quadro, ma con gravissimi quadri di tipo neurologico, con danni di tipo neurologico, proprio riconducibili all'eccesso di bilirubina. Quindi bisogna lavorare su più fronti. Su un fronte, se facciamo una diagnosi tempestiva durante la gravidanza, allora il primo fronte è evitare che la donna si immunizzi, ok? Quindi somministrare le immunoglobuline al parto.
in maniera che alla seconda gravidanza la donna si ritrovi esattamente nella stessa situazione della prima gravidanza. Alla terza gravidanza, stessa cosa, al secondo parto gli si ridanno le immunoglobuline, quindi la terza è uguale alla seconda, e così via. Okay? Questo è il primo fronte. Secondo fronte, se la donna, per i motivi che poi vedremo, comunque si è immunizzata, dobbiamo verificare se il bambino è RH positivo, e se il bambino è RH positivo dobbiamo verificare come sta andando l'andamento degli anticorpi della madre. In alcuni casi siamo costretti ad intervenire con degli approcci terapeutici durante la gravidanza per consentire al bambino di arrivare a un'epoca della gravidanza tale da consentirgli di nascere e di avere sufficienti chance di sopravvivere. In alcuni casi il trattamento durante la vita intrauterina non è sufficiente e bisogna intervenire subito dopo la nascita, ma in questo caso ci dobbiamo sempre ricordare che il problema non è più solo l'anemia, ma è anche l'iperbilirubinemia. E questo è uno schema riassuntivo. Ok? I quadri clinici neonatali come possono essere? La medicina non è una scienza esatta. Possiamo avere delle forme benigne, quindi con un ittero semplice o un'anemia acuta del neonato. Possiamo avere delle forme severe, con un ittero grave del neonato, con morte nel 25% dei casi o senza morte ma con sequele neuropsichiche riconducibili, come abbiamo visto, all'eccesso di bilirubina. Una forma molto grave, in questo caso si ha una nascita quasi sempre prematura, con un bambino che appare gonfio, subitterico, dispnoico, con epatosplenomegalia, ascite, cuore ingrandito. Morte per insufficienza cardiaca nei minuti o nelle ore immediatamente successive al parto. Okay? E poi c'è il quadro clinico prenatale della morte fetale, che in genere si verifica al termine della gravidanza, intorno al 7-8 mese. Perché? Perché, ripeto, gli antigeni sono maturi oramai da settimane e gli anticorpi hanno svolto il loro ruolo per settimane e settimane. Diagnosi alla nascita. Che cosa troviamo alla nascita che ci fa capire che ci troviamo di fronte ad una malattia emolitica del neonato? Una diminuzione della concentrazione dell'emoglobina, evidente, anemia, no? Un aumento della concentrazione della bilirubina, quindi bambino itterico, a volte in maniera molto importante. Presenza di reticolociti in circolo, se li sappiamo cercare, presenza di eritroblastosi. In un bambino di gruppo RH positivo, con una madre RH negativo, e ciò basta. Che cosa facciamo in laboratorio? Che sono i test che poi andremo a vedere. Un test di Coombs diretto, e vedremo che il test di Coombs diretto ha un esito positivo, e la presenza di anticorpi antieritrocitari irregolari nella madre, come abbiamo detto prima, ma in questo caso il laboratorio di medicina trasfusionale vi dirà: guarda che sono anticorpi con specificità anti-RH, in particolare anti-D. Adesso noi parliamo sempre dell'antigene D e degli anticorpi anti-D e del meccanismo di insorgenza della malattia emolitica neonatale da anti-D. Lo facciamo perché è statisticamente la forma più presente, più frequente, nel 99% dei casi. Ti ricordo che non è l'unica, mantenete sempre la mente aperta alle possibilità. Può essere da C piccolo, può essere da Kell, può essere da Kid, ma sono evenienze meno frequenti. Ok? Perché ve lo dico? Perché vi potete trovare di fronte ad una madre che è RH positivo e voi dite: ah, assolutamente non può essere una mia. Non è vero. Se il quadro clinico è fortemente sospetto, fate fare la ricerca dell'indagine al laboratorio di medicina trasfusionale, che vi potrà dire, per esempio, sì, è vero, la madre è RH positivo, eppure il bambino, ma questa è una mia da C piccolo. La madre C piccolo non ce l'ha, il figlio ce l'ha, e abbiamo una MEN da anti-C piccolo. Il meccanismo è esattamente lo stesso della MEN da anti-D, solo che è meno conosciuto, ed è meno conosciuto giustamente perché è meno frequente.
Che cosa si può fare? Qua ragazzi siamo arrivati già alla fine, cioè qua stiamo intervenendo quando si sarebbe dovuti intervenire prima, si sarebbe dovuti intervenire intanto, si sarebbe dovuti intervenire impedendo l'immunizzazione della madre, ok? Ripeto, poi se si sta instaurando una malattia emolitica del neonato, ce ne dobbiamo accorgere già durante la gravidanza, perché già durante la gravidanza si può fare qualche cosa per evitare di arrivare ai quadri più gravi. Se così non è e siamo a livello di anasarca feto-placentare, oramai il danno è fatto. Quello che si può fare sono le tecniche di rianimazione del bambino. Oppure, o meglio, non oppure, e la cosiddetta exsanguinotrasfusione. Che cos'è l'exsanguinotrasfusione? Ve lo dice il nome? La sostituzione dei globuli rossi del neonatino. Cioè voi togliete le emazie del bambino, che sono tutte emazie sensibilizzate, cioè tutte emazie piene sulla loro superficie di immunoglobuline di classe GG di provenienza materna. Gliele togliete e contemporaneamente che cosa gli date? Gli date degli altri globuli rossi che sulla loro superficie non hanno queste immunoglobuline. Ok? Mi pare ovvio che non è una procedura esente da rischi, però è l'unico modo che si ha per consentire ad un bambino che nasce con un quadro grave di malattia emolitica del neonato di sopravvivere. Adesso vi faccio una domanda e mi aspetto una risposta almeno da alcuni di voi. Se la madre è Rh negativo e il bambino è Rh positivo, quando io gli faccio l'exsanguinotrasfusione, che globuli rossi gli do? Intendo dal punto di vista dell'RH, ovviamente. Qualcuno risponde? È più forte perché non si è sentito niente. Perché? Il concetto è esattamente questo. Dovete considerare che parte degli anticorpi materni sono ancora circolanti nel siero del bambino. Quindi sono degli anticorpi che se trovano il loro antigene si agganciano. E quindi voi dovete fare in modo che gli anticorpi continuino a circolare ma non facciano danno. Come non fanno danno nella madre? Nella madre perché non fanno alcun danno gli anticorpi? Perché la madre non ha l'antigene. E allora voi al bambino gli date dei globuli rossi privi dell'antigene. Diciamo, usando un termine che non è precisamente scientifico, dobbiamo fregare gli anticorpi. Ok? Questo si fa X volte, dipende dal valore d'emoglobina del bambino, dipende dal suo valore di bilirubina, dipende dal grado di prematurità del bambino, fino a che questi anticorpi smettono di funzionare e a quel punto si può lasciare la produzione di globuli rossi proprio del bambino. Ok? Scopo, vabbè, mantenere il tasso di bilirubina di sotto di 200 mg per litro. Come vedete se ne fanno da 1 a 4 nei primi 4-5 giorni di vita o più, valutando la bilirubina ogni 10 ore. Come vedete è una cosa abbastanza seria. Come si fa l'exsanguinotrasfusione? Abitualmente si fa uno scambio di 180 ml per chilo. Tenete presente che questi bambini, ragazzi, alla nascita non è che sono i bambini normali di 3,5 kg, 3,6 kg, ok? Sono dei cosiddetti piccolissimi, ok? Questo scambio consente la sostituzione di circa il 90% dei globuli rossi circolanti e la rimozione del 50% circa della bilirubina. Questa è un'esame trasfusione in corso. E anzi, questo bambino sta pure messo bene, come dicevo, abbastanza grandetto. Okay? In alcuni casi, poi, che cosa si fa? Senza, non volendo arrivare al quadro della nasarca placentare, si induce un parto prematuro.
quando il bambino tutto sommato sta messo, che ce la fa a sopravvivere, voi sapete che il vincolo più importante è rappresentato dalla maturità dei polmoni, si induce un parto prematuro. In alcuni casi, per riuscire ad arrivare all'induzione del parto, quindi a metà di gravidanza sufficientemente avanzata da consentire la sopravvivenza del bambino, bisogna effettuare delle trasfusioni intrauterine, quindi trasfusioni del bambino mentre è ancora all'interno dell'utero. Quindi vedete, consiste nella inoculazione di 60-100 ml di sangue, anche in questo caso, anzi soprattutto in questo caso, di gruppo RH negativo, perché siamo nella fase intrauterina, quindi dove gli anticorpi della madre continuano ad arrivare. E se vogliamo che questi anticorpi non facciano danno, i globuli rossi che noi somministriamo al bambino devono per forza essere di gruppo RH negativo, perché se diamo altri globuli rossi di gruppo RH positivo, è come se buttassimo benzina sul fuoco, offriamo ancora di più all'anticorpo modo di funzionare. Quindi utilizziamo globuli rossi di gruppo RH negativo e li iniettiamo direttamente nella cavità peritoneale del feto ogni 15 giorni. In genere questa quando è necessario, perché non è sempre necessario, avete visto che le forme di malattia emolitica del neonato sono estremamente variabili, quando è necessario instaurare una terapia di trasfusione intrauterina, viene eseguita non prima della 20ª settimana, d'altra parte gli antigeni del sistema RH sono perfettamente maturi a partire dalla 16ª settimana, quindi nelle prime settimane è difficile che si instauri un danno veramente grave, quindi non prima della 20ª settimana e comunque dopo attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Qual è il rischio? La mortalità del feto, mortalità fetale fino al 3-5%. L'accesso è preferenzialmente intravascolare dalla vena ombelicale. Attento monitoraggio della velocità di infusione per prevenire il sovraccarico cardiocircolatorio. Nel neonato a termine, le altre due cose che si fanno, l'exangulotrasfusione l'abbiamo già fatta, ma è anche la fototerapia. Perché la fototerapia? Perché in questo modo la bilirubina viene scissa in biliverdina e la biliverdina non ha lo stesso tipo di tossicità della bilirubina, ovvero non si accumula a livello dei nuclei grigi, dando quindi il quadro neurologico. E questo è il trattamento della fototerapia. Ma quello che noi vogliamo avere in realtà è il blocco della produzione di anticorpi da parte della madre. Quindi si fa la profilassi. La donna RH negativo, che ha avuto una gravidanza RH positivo ovviamente, quindi il presupposto è: al momento della nascita facciamo immediatamente il gruppo al bambino. Se il bambino è RH negativo, il problema non si pone. Okay? Se il bambino è RH positivo, invece, noi dobbiamo bloccare la produzione anticorpale della madre. Se la madre gli anticorpi non ce li ha, noi che cosa facciamo? Somministriamo immunoglobuline anti-B entro 72 ore dal parto. Perché ho scritto dal parto o da un evento immunizzante? Perché il parto è l'evento immunizzante per definizione, ma ci sono altri eventi immunizzanti. Pensate per esempio all'amniocentesi. All'amniocentesi fatta per esempio per vedere se c'è una trisomia o se ci stanno altre malattie che vengono diagnosticate precocemente mediante indagine cromosomica. Okay? Se una donna è RH negativo, al momento dell'amniocentesi noi facciamo la mini dose di immunoglobuline. Oppure se una donna ha avuto un distacco intempestivo di placenta, il distacco intempestivo di placenta presuppone un passaggio di sangue fetale nel circolo materno, noi diamo la mini dose di immunoglobuline. Che cosa sono queste immunoglobuline? Sono delle IgG anti-D, cioè il tipo di anticorpo che la donna produrrebbe se noi non bloccassimo la sua produzione. Pensate un po', sembra un gioco di parole. Ed in effetti vi dico che queste immunoglobuline storicamente prima si ricavavano proprio dalle donne RH negative che si erano immunizzate. Tant'è vero che c'è stato un momento in cui si è verificato un grave shortage nella produzione di queste immunoglobuline, che non possono essere prodotte in laboratorio, proprio perché di donne immunizzate non ce n'erano più, perlomeno non ce n'erano più in quantità significative. Perché? Perché avendole profilassate
non producevano gli anticorpi e di conseguenza non c'era più nessuno che potesse donare o vendere il plasma alle industrie per ricavarne le immunoglobuline anti-D da somministrare per profilassare le donne RH negativo. L'aiuto, come sempre, ci viene dalle paesi anglosassoni, in particolare dall'America, dove non si fanno tanti problemi come ci facciamo noi, e le immunoglobuline le producono dei donatori volontari di sesso maschile che si fanno immunizzare, quindi uomini di gruppo RH negativo che noi loro immunizzano volontariamente contro l'antigene B, che producono gli anticorpi, e questi anticorpi vengono poi raccolti dall'industria mediante la donazione di plasma e messi nelle boccette e messi in vendita. Okay? Questi sono gli altri eventi immunizzanti in cui va fatta l'immunoprofilassi: la miocentesi, la cornocentesi o l'oligocentesi. In caso di interruzione di gravidanza, sia essa volontaria o non voluta, l'aborto è di per sé un evento immunizzante. La gravidanza ectopica, in caso di sanguinamento vaginale che si verifica al terzo trimestre o in caso di trauma addominale. L'immunizzazione prevenuta attraverso l'immunoprofilassi. Perché le 72 ore? Perché dopo 72 ore il sistema immunitario della donna è oramai entrato in contatto con gli antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi e quindi, come una sorta di effetto domino, la produzione anticorpale oramai è cominciata. Come vedete scritto qua, non è ancora chiaro quale sia il meccanismo di azione delle immunoglobuline, cioè si è capito e si è visto, si è avuta la dimostrazione che le immunoglobuline anti-B somministrate alla donna impediscono la produzione del suo anticorpo. Ma come succede tutto questo? Non è molto chiaro. Probabilmente, che cosa succede? Le immunoglobuline che noi somministriamo rivestono i globuli rossi fetali presenti nel circolo materno e siccome li hanno rivestiti, questi vengono rimossi rapidamente dal circolo materno, esattamente come vengono rimossi da quello fetale, ok? Solo che nel bambino causano l'anemia, perché sono tutti così. Nella madre si ha la rimozione delle mazie sensibilizzate e di conseguenza la impossibilità di entrare in contatto con gli antigeni D, e di conseguenza non si ha alcuna stimolazione sul circolo, del circolo del sistema immunitario della madre. Ok? Questo è uno schema riassuntivo. Bambino con antigeni D, madre, l'antigene D dei globuli rossi del bambino entrano nel circolo materno attraversando la placenta, incontrano quindi le cellule B che producono gli anticorpi che determinano la produzione del plasmacellule e dei linfociti B memoria. Alla seconda gravidanza che cosa succede? Questo è il momento d'impatto. Alla seconda gravidanza che cosa succede? Che se le cellule B, le cellule memoria e la madre incontrano un'altra volta questi antigeni, inizia una produzione anticorpale rapidissima di anticorpi che quindi attraversano molto rapidamente la placenta e danneggiano i globuli rossi del bambino. La prevenzione è la somministrazione delle immunoglobuline che quindi coprono l'antigene D e coprendolo intanto lo rendono non riconoscibile da parte delle cellule B della madre e poi soprattutto determinano la rimozione delle mazie in maniera molto rapida. Okay? Perché vi ho parlato di mini dose? Perché la dose standard di immunoglobuline è di 300 microgrammi che copre fino a 15 millilitri di mazie fetali. Questa va somministrata entro 72 ore del parto. Se invece abbiamo degli eventi immunizzanti come quelli che abbiamo citato prima, la miocentesi, la pilocentesi, la corpocentesi, l'aborto, eccetera, eccetera, basta la dose, la mini dose, questa dose di 50 microgrammi che viene somministrata in caso di aborto spontaneo o provocato fino alla dodicesima settimana. Adesso poi, anche di recente, che cosa si è visto? Sono state emanate
delle linee guida in base alle quali, ma queste prassi non ancora purtroppo molto consolidata, dovrebbe essere offerta di routine alla 28ª settimana a tutte le donne RHB negative non sensibilizzate, ovviamente, perché se la donna ce l'ha già l'anticorpo, oramai non si può fare più nulla, non ha senso l'immunoprofilassi, ma se la donna non è sensibilizzata, alla 28ª settimana deve essere offerta di routine una dose unica di 300 microgrammi di immunoglobuline anti-B che serve a coprire tutti quegli eventi che si possono verificare al termine della gravidanza e che possono passare misconosciuti, ancorché non frequenti, ma che possono essere responsabili di immunizzazioni transplacentari della madre. E questo è quello che invece abbiamo detto prima. Da dove vengono queste immunoglobuline? C'è un bel maschietto, male volunteer, quindi un maschio volontario, che si fa immunizzare mediante somministrazione di globuli rossi RH positivi, forma gli anticorpi e questi anticorpi vengono raccolti mediante procedura di plasmaferesi, della quale poi parleremo. Questi anticorpi vengono messi nelle boccette e immessi in commercio ed utilizzate poi per prevenire la sensibilizzazione della donna in maniera che ogni gravidanza sia come la prima gravidanza. Ora, nonostante sia un evento importante, in realtà la alloimmunizzazione feto-materna, in linea di massima, non è un evento molto frequente. Questo perché? Perché in genere non si ha un trasferimento di un volume molto importante di emazie fetali dopo i parti normali e perché c'è l'incompatibilità B0 tra madre e figlio, che non solo nella maggior parte dei casi non dà la main da B0, ma al contrario protegge nei confronti della main RH. Che vuol dire? Madre 0 negativo, figlio A positivo. Globuli rossi del figlio attraversano la placenta e vanno nel circolo materno. Che cosa intervengono subito? Intervengono subito gli anticorpi regolari della madre. La madre, essendo zero, ha, vi ricordo, gli anticorpi anti-AB. I suoi anticorpi anti-AB, gli anticorpi regolari, sono estremamente rapidi, potenti ed efficaci. Questi anticorpi distruggono i globuli rossi del bambino e li distruggono talmente rapidamente che il sistema immunitario della madre non ha il tempo di incontrare l'antigene D per formare gli anticorpi anti-D. Quindi questo si verifica soprattutto proprio quando la madre è di gruppo 0 e il figlio è di gruppo A o B. In questo caso l'immunizzazione è 10 volte meno frequente di quando madre e figlio sono a B0 compatibili ma RH incompatibili. Ok? Questo è il meccanismo che vi ho spiegato. Quindi l'incompatibilità a B0 in questo caso svolgerebbe un ruolo protettivo nei confronti dell'incompatibilità RH. Un'ultima cosa, la patogenesi e la prevenzione dell'immunizzazione RH. Questo articolo è del 67, come vedete, periodo nel quale è stata iniziata la profilassi dell'immunizzazione anti-D mediante somministrazione di immunoglobuline. E in questo articolo quello che diceva è esattamente questo: non si sono verificati effetti dannosi a carico della madre, mentre si è visto che c'è una notevole efficacia di prevenzione dell'immunizzazione RH. L'adozione di questo tipo di comportamento ha determinato una sharp fall, una rapidissima caduta del tasso di alloimmunizzazione nei confronti dell'RHB dal 16% al 2%. Ok? Va bene, questo lo lasciamo perdere. Mi interessa ricordarvi anche che è possibile però che l'immunoprofilassi anti-D non funzioni. Perché?
perché magari la donna si è immunizzata durante la gravidanza proprio, per esempio perché c'è stato un distacco intempestivo, eccetera, eccetera. Perché c'è stato un errore nella somministrazione della profilassi, per esempio è stata data dopo 72 ore, oppure perché c'è stato un errore nella tipizzazione dell'antigene D della madre, è stata erroneamente tipizzata come soggetto di gruppo RH positivo, oppure perché è stata data una dose non adeguata di immunoglobuline. Abbiamo dato i soliti 300 microgrammi, ma si è trattato di un parto molto più difficile, la quantità di sangue fetale che è entrato nel circolo era molto più importante e quindi la donna si è immunizzata. Oppure perché c'è stato un problema trasfusionale precedente al concetto della gravidanza. Ok? Questo lasciamo perdere. La Società di Medicina Trasfusionale di Immunematologia Italiana ha pubblicato recentemente nel 2014, ma dal 2014 non è cambiato granché il vento, quindi ancora estremamente attuale, delle raccomandazioni, e l'ha fatto in collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia, che raccomanda in merito proprio alla somministrazione della immunoprofilassi nei soggetti RH negativo. In buona sostanza, questo è il percorso. Mettiamo che noi abbiamo fatto la B0 alla madre e la ricerca anticorpale. Che cosa abbiamo visto? Che la madre è RH negativo e che la ricerca anticorpale della madre, per fortuna, è RH negativo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la determinazione dell'antigene RHD se vogliamo fare una somministrazione di immunoglobuline, una immunoprofilassi, come dire, tailorata. Okay, quindi sulla quantità necessaria, oppure basta anche semplicemente dare delle immunoglobuline al momento del parto entro le 72 ore. Altra ipotesi, la madre invece è RHD negativa, ma la ricerca anticorpale è positiva. Mettiamo, ipotesi a destra, che non si tratti di un anticorpo anti-D. Ok? Non ne parliamo oggi, non è argomento della lezione di oggi, quindi lo lasciamo così. Mettiamo invece che la madre abbia un anticorpo anti-D. Ok? A questo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere se il padre del bambino è RHD positivo oppure no. Ipotesi a sinistra, paternal RHD negative, ovvero il padre è un RHD negativo come la madre. Situazione ideale. Non dobbiamo fare nulla, perché è vero che la madre ha l'anticorpo, ma tanto il bambino sarà per forza un RHD negativo e quindi l'anticorpo arriverà nel circolo fetale, ma non darà nessun problema. Altra ipotesi invece, il padre è RHD positivo. Andiamo a vedere se è un omozigote o se è un eterozigote. Se il padre è un eterozigote, quindi scendendo nell'immagine è l'ipotesi a sinistra, paternal RHD eterozigos, dobbiamo fare la determinazione dell'RHD fetale. Se l'RHD fetale non viene detettato, ovvero il bambino è un RHD negativo, non si fa nient'altro. Mettiamo invece che il bambino sia un RHD positivo, e questa è la stessa ipotesi che ricade nel caso di padre RHD omozigote, il feto è a rischio di severa malattia emolitica del neonato, perché un bambino RHD positivo in una madre RHD negativa con presenza di anticorpo anti-D. A questo punto noi quello che dobbiamo fare sono delle indagini Doppler della velocità di circolo dell'arteria cerebrale media, perché quando il bambino diventa anemico, questo è un segno indiretto, la velocità di circolo a livello di arteria cerebrale media aumenta. Quindi fare una Doppler flussimetria di questa arteria ci consente di dire che il bambino si sta anemizzando. Se il picco di questa velocità diventa inferiore o uguale ai quantitativi indicati, si fa la cordocentesi per vedere l'HT fetale e se quindi c'è necessità di fare una trasfusione intrauterina. Ok? Altra ipotesi,
la vediamo perché non va avanti, ecco. Madre RHD positivo, ricerca anticorpale positiva, evidentemente si tratta di un problema non riconducibile all'antigene D, visto che la madre è RHD positivo. Dobbiamo vedere però qual è l'anticorpo presente nel circolo materno per capire se può dare una malattia emolitica del neonato oppure no, quindi se è per esempio un C piccolo, se è per esempio un Kelly, se è per esempio un Kid, perché se è un anticorpo che non dà malattia emolitica del neonato non si fa niente. Se è un anticorpo che può dare malattia emolitica del neonato, quindi come per l'antigene D, si va a vedere se il padre questo antigene ce l'ha o non ce l'ha. Perché se il padre non ce l'ha, è come il padre RHD negativo, non si fa niente. Se il padre ce l'ha, bisogna andare a vedere se il bambino questo antigene ce l'ha o non ce l'ha. Ok? Queste sono le metodiche di laboratorio, va bene. Inutile dirvi che l'immunoprofilassi viene effettuata nei paesi più ricchi, perché le immunoglobuline anti-D costano. Morendo di sonno. Ok? Quindi, nei paesi a più basso tenore di vita socio-economico, il problema persiste ancora. Quindi, il problema è gli antigeni che noi andiamo a studiare sono implicati nella reazione emolitica trasfusionale? Sono implicati nella malattia emolitica del neonato? E l'anticorpo è clinicamente significativo? L'antigene verso cui è diretto l'anticorpo è presente? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare sostanzialmente quando siamo di fronte ad un sospetto di malattia emolitica del neonato. Adesso facciamo una piccola pausa prima di riprendere, di iniziare a parlare di test di Coombs diretto e di test di Coombs indiretto. Quindi ci vediamo fra 20 minuti, alle 16:20, ok? Va bene. Ok. Paolo è arrivato esattamente al momento dell'intervallo. Ce l'hai con me? Parla forte, io non ti sento bene. Guarda, io non capisco nulla. Molto, dimmi. La profilassi si chiama, non si chiama prevenzione. Sì? Sì? Perché al momento non è stato ancora trovato. Quindi al momento non esiste un anticorpo, anti-anticorpo di questo tipo qua. Anticorpi e anti-anticorpi esistono e sono quelli che noi andremo a vedere per il test di Coombs diretto in realtà. Però in questa fattispecie qua al momento non ci si è ancora arrivati. Purtroppo.
Ok, a questo punto cominciamo, parliamo del test di CUMS diretto e del test di CUMS indiretto. Queste diapositive iniziali sono argomenti che già abbiamo. Allora, ovviamente stiamo parlando di anticorpi antieritrocitari o antieritrociti, che dir si voglia, e parliamo di anticorpi antieritrociti che siano clinicamente significativi. Quelli che sono clinicamente non significativi esistono ovviamente, ma altrettanto ovviamente non ci interessano nella routine di tutti i giorni. Quelli clinicamente significativi sono quelli che sono in grado di determinare la morte prematura degli eritrociti attraverso il meccanismo dell'iperemolisi. Allora, questi anticorpi, quando li sospendiamo in una soluzione fisiologica, danno l'agglutinazione delle mazie e quindi in questo caso sono detti agglutinanti, come è il caso degli anticorpi del sistema AB0. Sono anticorpi agglutinanti perché in soluzione fisiologica, aggiungendoci le mazie con il corrispondente antigene, sono in grado di dare il quadro dell'agglutinazione. Altri anticorpi, però, lo stesso clinicamente significativi, non sono in grado di dare questo meccanismo dell'agglutinazione per le cose, per i motivi che abbiamo già visto precedentemente. Questi anticorpi sono detti non agglutinanti, ovvero sono detti sensibilizzanti. Ok? Allora, che cosa c'è da dire? Come vedete riassunto in questa diapositiva, in realtà l'attività agglutinante non è legata soltanto al tipo molecolare, non soltanto vuol dire che c'entra anche il tipo molecolare, ma dipende anche dalle strutture reattive verso cui è diretto strutture reattive dell'antigene verso cui è diretto l'anticorpo. Comunque, generalmente, a grosse linee, si può dire che le IgM sono agglutinanti, le IgG non lo sono, e questo l'avevamo già capito. Queste sono le due immagini di cui abbiamo parlato parlando della malattia emolitica del neonato. Questi sono gli anticorpi di classe IgG che si legano ai globuli rossi, ma non sono in grado di creare un ponte tra i globuli rossi, determinando quindi macroscopicamente la reazione di agglutinazione. Macroscopicamente noi non vediamo nessuna agglutinazione. I globuli rossi, quindi, in vitro noi non vediamo che hanno degli anticorpi adesi alla superficie. In vivo, ovviamente il meccanismo si verifica lo stesso, perché questi globuli rossi sono detti sensibilizzati, vengono rimossi dai macrofagi, del fegato e della milza, quindi si ha un meccanismo di cateresi, quindi di rimozione, quindi il meccanismo dell'emolisi extravascolare. Mentre invece per gli anticorpi agglutinanti come l'IgM, siccome sono grandi, siccome sono in grado di legare più globuli rossi tra di loro, si ha il meccanismo dell'agglutinazione perché sono in grado di coprire la distanza tra più globuli rossi. Per di più le IgM sono in grado di legare il complemento, di conseguenza si ha un meccanismo di emolisi vera e propria di tipo intravascolare. Ma in questo momento vogliamo parlare in particolare di quelli non agglutinanti, ovvero dei sensibilizzanti, ok? Come dobbiamo fare per vederli? Per dimostrare la presenza di anticorpi di tipo non agglutinante, ovvero di anticorpi sensibilizzanti, dobbiamo utilizzare la tecnica dell'antiglobulina. Allora, dire antiglobulina o dire siero di Coombs è la stessa cosa. Il siero di Coombs altro non è che un'antiglobulina. Dicendo siero di Coombs noi facciamo riferimento al dottor Coombs, mentre invece quando parliamo di antiglobulina parliamo del contenuto, ovvero dell'antiglobulina vera e propria. Su quali principi si basa il test dell'antiglobulina? Intanto sul fatto che gli anticorpi e i componenti del complemento sono delle globuline. Il fatto poi che l'iniezione di immunoglobuline umane in un animale da esperimento, che è sul... interessante. Pronto? Microfono. Allora, l'iniezione in un animale da esperimento, che è solitamente il coniglio, di immunoglobuline umane induce una risposta anticorpale specifica. Cioè, il siero dell'animale che abbiamo utilizzato, quindi il coniglio, che cosa conterrà?
conterrà anticorpi, antianticorpi, quelli di cui mi chiedeva la vostra collega prima se si poteva trattare, se si poteva prevenire la MEN nella donna con anticorpi e antianticorpi. No, nell'uomo questo tipo di trattamento non si può fare. Nel coniglio quello che abbiamo fatto è dargli anticorpi umani di classe IgG o di classe IgM e far produrre al coniglio anticorpi anti-anticorpi, ovvero anticorpi antiglobuline. Okay? Questi anticorpi antiglobuline sono appunto la cosiddetta anti-human globulin, che ovviamente reagiscono in maniera specifica, perché sappiamo che tutti gli anticorpi sono specifici. Questo è il coniglietto. Coniglio da laboratorio, in cui abbiamo somministrato le gamma globuline umane, ripeto, possono essere le IgG, possono essere le IgM, possono essere le reazioni del complemento, in qualche caso possono essere anche le IgA. Il coniglio che fa? Produce degli anticorpi, quelli neri. Okay? Quelli neri sono gli anticorpi, gli altri sono. Questo è quello che vi avevo detto, okay? Anche contro le reazioni del complemento, eccetera. Parte applicativa pratica, test di Coombs diretto o test dell'antiglobulina. A che cosa ci serve? Ci serve a dimostrare la presenza di anticorpi o frazioni del complemento che siano adesi, agganciati, agli antigeni eritrocitari e quindi alle malattie. Questi anticorpi sono anticorpi però che danno soltanto la sensibilizzazione delle malattie. Non sono in grado di dare l'agglutinazione, quindi noi non possiamo vederli vedendo l'agglutinazione delle malattie perché non sono anticorpi agglutinanti, sono anticorpi sensibilizzanti e noi dobbiamo dimostrarne la presenza. Come la dimostriamo? Dobbiamo creare in buona sostanza un ponte tra le immunoglobuline adese ai globuli rossi in maniera tale da legare i globuli rossi fra di loro ed avere una reazione di agglutinazione. Tutta questa procedura è detta test dell'antiglobulina diretto o test di Coombs diretto. Ricordatevi che il fatto che si parli di test diretto significa che esiste un test indiretto. In questo caso noi stiamo vedendo il test di Coombs diretto, ovvero vogliamo dimostrare la presenza di anticorpi adesi sui globuli rossi. Globuli rossi o emazie o eritrociti che vengono pertanto definiti sensibilizzati. Questo test è iniziato, è stato messo a punto diciamo nel 1945 ed è stata una vera e propria pietra miliare nell'evoluzione della diagnostica immunematologica. Che cos'è il siero di Coombs? È un siero antiglobuline umane che si fissa in maniera specifica sulla porzione FC delle immunoglobuline IgG adese alle malattie sensibilizzate e quindi rende possibile evidenziare la reazione antigene-anticorpo in che modo? Creando dei ponti immunologici che evidenziano l'emoagglutinazione. Questa che vedete è la boccetta del siero di Coombs, che è sempre di colore verde. Un'altra volta esce il codice colore. Il siero di Coombs, indipendentemente dalla ditta, indipendentemente dalla metodica che voi utilizzate, è sempre di colore verde. Allora, nell'immagine all'estrema sinistra, che cosa vedete? Vedete dei globuli rossi che hanno adesi sulla loro superficie o frazioni del complemento o immunoglobuline. Come vedete però i globuli rossi viaggiano liberi, sono globuli rossi sensibilizzati ma non agglutinati. Perché? Perché le immunoglobuline non riescono a coprire la distanza fra i diversi globuli rossi e a determinare quindi il legame che si evidenzia con una reazione di agglutinazione. Che cosa facciamo noi? Ci aggiungiamo il siero di Coombs, immagine di centro, quelle X e quelle C. Che cosa sono il siero di Coombs? Sono degli anticorpi diretti contro le IgG o contro le frazioni del complemento. Quando noi le aggiungiamo ai globuli rossi sensibilizzati, che cosa succede? Che il siero di Coombs, se trova le immunoglobuline adesi sui globuli rossi, lega tanti globuli rossi fra di loro
e di conseguenza si ha la reazione di agglutinazione, ovvero si dice che il test di Coombs viene positivo. In buona sostanza, se io ho dei globuli rossi che metto ancora una volta sul vetrino, in provetta, in micropiastra, in microcolonna, e a questi globuli rossi aggiungo il siero di Coombs, se ho la reazione di agglutinazione, significa che su quei globuli rossi, prima che io mettessi il siero di Coombs, c'erano già delle immunoglobuline adese alla superficie, ma che erano delle immunoglobuline sensibilizzanti. Se invece, quando io aggiungo il siero di Coombs, non succede nulla, significa che i globuli rossi non erano agglutinati. Ok? Come avviene quindi la reazione? L'anti-IgG, quindi il siero di Coombs, si lega alla porzione FC dell'anticorpo sensibilizzante il globulo rosso, i due FAB, fragment antigen binding, dell'anticorpo si legano a siti presenti su globuli rossi diversi, ma adiacenti e ricoperti di IgG, e formano un ponte. Il risultato è l'agglutinazione. L'agglutinazione sarà tanto più forte quanto sono più numerose le quantità di immunoglobuline legate. Ovviamente, se sulla superficie del globulo rosso non ci sono immunoglobuline, non si ha la reazione di agglutinazione e quindi si dirà che il test di Coombs diretto è negativo. Questo è l'ennesimo schema. Prima immagine, globuli rossi sensibilizzati, ognuno sta per i fatti suoi, quindi io che sono sensibilizzati non lo so. Aggiungo il siero di Coombs. I globuli rossi, vi dico subito che con la metodica in vetrina e con la metodica in provetta, prima di aggiungerci il siero di Coombs li devo lavare. Come si fa il lavaggio? Si fa con la fisiologica. Per esattezza se ne fanno 3 di lavaggi. Perché si fanno i lavaggi? Perché io dal mezzo in cui sono risospesi i globuli rossi debbo levare, debbo rimuovere, debbo allontanare tutte le immunoglobuline che non sono adese al globulo rosso. Perché? Perché quando aggiungo il siero di Coombs, come sto facendo in queste immagini di mezzo, questo siero di Coombs, se io le immunoglobuline libere non le ho allontanate, il siero di Coombs, invece di legarsi ai globuli rossi sensibilizzati, si legano alle immunoglobuline libere nel siero e di conseguenza non sono più disponibili per legarsi ai globuli rossi e per formare il ponte. Il risultato qual è? Che il test di Coombs diretto viene negativo, ma è un falso negativo. È negativo non perché non ci sono immunoglobuline adesi sui globuli rossi, ma è negativo perché le immunoglobuline presenti nel siero di Coombs si sono legate alle immunoglobuline libere e quindi non erano più disponibili per formare il ponte, cioè per formare questo. La reazione di agglutinazione schematizzata nei 4 globuli rossi con tutti i ponti si manifesta in provetta come quell'immagine che vedete lì sopra. Globuli rossi legati fra di loro in fiocchi di varia grandezza che si muovono all'interno del siero. E questo è lo schema. Siero di Coombs che si aggiunge ai globuli rossi che hanno anticorpi adesi sulla loro superficie e che quindi formano un ponte dando una reazione macroscopica di agglutinazione. Ovviamente noi abbiamo bisogno di una provetta che contenga anticoagulante perché ci servono i globuli rossi per fare il test di Coombs diretto. E i globuli rossi, se non mettiamo l'anticoagulante, restano bloccati nel coagulo e non sono disponibili per fare questo studio. Nella metodica in vetrina o in vetrino o in provetta è necessario fare il lavaggio con soluzione fisiologica dei globuli rossi per i motivi che abbiamo visto prima, altrimenti si ha un test falsamente negativo. Perché? Perché succede soprattutto quello che si verifica qui, dove vedete le Y bianche legate alle Y nere. Qui in parte si legano alle immunoglobuline libere e in parte si legano ai globuli rossi. In realtà, nella maggior parte dei casi, si legano prima alle immunoglobuline libere e quindi danno un test che è falsamente negativo. Ora,
Abbiamo somministrato queste immunoglobuline di provenienza umana al coniglio perché formi l'anticorpo anti-anticorpo, ovvero il siero di Coombs. Di questo siero di Coombs ne esistono di vario genere, perché il coniglio gli anticorpi li forma in base al tipo di immunoglobuline che noi andiamo a somministrare. Di conseguenza noi abbiamo siero di Coombs cosiddetto polispecifico, ovvero un siero di Coombs che contiene anticorpi diretti contro le IgG e contro le frazioni del complemento umano. Ok? Questi sono detti sieri ad ampio spettro. Ok? Ed è quello che si usa per fare il test di Coombs diretto in prima battuta. Metodica classica. Le mazie vengono messe dopo averle lavate con fisiologica per almeno 3 volte con una tecnica che nemmeno ho visto a dire, ma molto semplice, anche quasi tutti hanno sbagliato almeno la prima volta. Vengono poste direttamente a contatto le mazie con il siero antiglobuline in provetta o sul vetrino. Okay? Nel caso in cui, utilizzando il siero polispecifico, ovvero che reagisce sia contro le IgG sia contro le frazioni del complemento, il test viene positivo, io devo capire se la positività è dovuta al fatto che ci sono adesi sui globuli rossi delle immunoglobuline di classe IgG, oppure ci sono delle frazioni del complemento. Perché dal punto di vista clinico il significato è profondamente diverso. Se sono immunoglobuline IgG significa una cosa, se sono frazioni del complemento ne significa un'altra. Quindi, emazie studiate col siero di Coombs polispecifico, positivo. Riprendo le mazze dello stesso paziente e a quel punto lo testo con i sieri di Coombs monospecifici, che sono quali? Non il primo, che come vedete è scritto polispecifico, è il monospecifico anti-IgA, è il monospecifico anti-IgG, è il monospecifico anti-IgM, è il monospecifico contro fazioni del complemento. Quindi, se sulle mazie ci sono adese immunoglobuline di classe IgG, avrò la reazione positiva solo aggiungendo il siero antiglobulini umani monospecifico anti-IgG. Sarà negativo quello contro l'IgA, sarà negativo contro quello contro l'IgM, sarà negativo quello contro le frazioni del complemento. Se ci sono immunoglobuline di classe IgA, verrà positivo solo col siero antiglobuline umane monospecifico anti-IgA, negativo a tutti gli altri. Se sono adese delle immunoglobuline di classe IgM, quasi sempre viene positivo sia il monospecifico IgM sia quello contro le frazioni del complemento, perché come abbiamo detto precedentemente, le immunoglobuline di classe IgM legano le frazioni del complemento. Allora, a questo punto ci sono 2 cose che vi devo dire, perché la vostra domanda dovrebbe essere: ma se il polispecifico è fatto di IgG più complemento, nel caso in cui sulla superficie dei globuli rossi ci siano delle IgA, il test di Coombs diretto come mi viene? Con il polispecifico? La risposta è: se sulla superficie delle mazie ci sono immunoglobuline di classe IgA e solo IgA, il test di Coombs diretto con il polispecifico IgG più complemento verrà evidentemente negativo. Ma la positività da immunoglobuline IgA è molto rara, per cui non la cerco di routine, la cerco soltanto quando il dialogo con i clinici è molto stretto e il clinico che mi manda il paziente mi dice: guarda, anche se il test di Coombs diretto ti viene di tipo negativo, fai qualche cosa, perché per me questa è una, questo paziente o questa paziente ha delle immunoglobuline adese sulla superficie dei globuli rossi, perché la clinica, e poi vedremo qual è la clinica,
mi dice che questo paziente ha degli anticorpi antieritrocitari sulla superficie dei globuli rossi. Allora a quel punto io faccio prima il test di Coombs diretto con il polispecifico. Se mi viene negativo, siccome il contatto con il clinico è molto stretto e di lui mi fido, gli faccio anche un monospecifico IgA, che ripeto è un'evenienza molto molto rara. Nella routine di tutti i giorni io faccio quello con il polispecifico IgG e complemento. Se viene positivo, sicuramente faccio quello con le IgG, perché erano comprese nel polispecifico, quello con le frazioni del complemento, perché era compreso nel polispecifico, e quello con le IgM. Perché? Le IgM sono delle immunoglobuline che noi già conosciamo, ma che hanno una caratteristica molto particolare. Quando aderiscono ai globuli rossi, in laboratorio, quando maneggiamo i campioni, si dice che si eluiscono spontaneamente molto rapidamente. Che vuol dire si eluiscono? Che in laboratorio si staccano dai globuli rossi. Ok? Di conseguenza io sui globuli rossi in vitro, le immunoglobuline IgM, non ce le ritrovo più. È un'evenienza molto ma molto rara. Però le immunoglobuline IgM legano le frazioni del complemento. Le IgM si staccano, ma le frazioni del complemento no. Quindi una positività per un polispecifico di tipo IgG più complemento, quando poi lo vado a ripetere, le IgG non vengono e mi viene positivo il complemento, potrebbe, perché non è detto che sia così, ma potrebbe essere anche legato al fatto che su quelle emazie c'erano delle IgM, ma le IgM si sono staccate e io in laboratorio non le vedo più. Ok? Quindi è un segno indiretto. In alcuni casi il test di Coombs diretto, però, ancorché tecnicamente molto semplice, può venire negativo. Può venire negativo, per esempio, o perché non ho lavato bene i globuli rossi, e vabbè, quello è un artificio, è un problema tecnico, oppure perché le molecole anticorpali adese sulla superficie del globulo rosso sono insufficienti per far venire positivo il test. Ok? Vi dico subito che questo, a parte tutto, è il motivo per cui dalla metodica su vetrino e la metodica su provetta si è passata alle metodiche automatizzate come quella in micropiastra o in microcolonna, che sono molto più sensibili, quindi non c'è più bisogno di almeno quelle 200 molecole, sono molto più sensibili e colgono positività con molecole anticorpali emesse sulla superficie del globulo rosso notevolmente ridotte. Ed inoltre la metodica con micropiastra e microcolonna non richiede i lavaggi dei globuli rossi, cioè non risente di quella problematica dell'inattivazione del siero di Coombs quando vado a fare la metodica. Ok? Questa è l'attivazione del complemento. Va bene, noi sappiamo che aderisce, eccetera. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Ah, questa frase mi interessa ricordarvela. Per ragioni non del tutto chiarite, il processo dell'attivazione del complemento si ferma dopo i primi stadi dell'attivazione complementare, lasciando adesa alla superficie cellulare alcuni componenti del complemento che non sono in grado di determinare la lisi. Questo che cosa vuol dire? Che quando io faccio il test di Coombs diretto positivo con il polo specifico, mi viene positivo e polispecifico di tipo IgG più complemento. Vado a fare il monospecifico, l'IgG e il complemento. Mi viene positivo solo quello di tipo anticomplemento. Attenzione, la positività di tipo anticomplemento deve essere necessariamente interpretata alla luce della clinica, perché la positività di tipo anticomplemento potrebbe essere una positività dovuta al fatto che c'erano delle IgM che si sono staccate e hanno lasciato soltanto il complemento come spia della loro pregressa adesione. Potrebbe essere una positività
dovuta ad una malattia autoimmune di altro genere, quindi presenza di anticorpi che non sono diretti contro i globuli rossi, ma una malattia autoimmune che determina un'attivazione del complemento, e questa attivazione del complemento fa sì che le frazioni del complemento aderiscano in maniera aspecifica ai globuli rossi, dandomi una positività del test di Coombs diretto, che quindi deve essere interpretato, perché è vero che è positivo, ma non è clinicamente significativo. Un esempio per tutti. Nell'ES si ha un'attivazione complementare tale che se andiamo a fare il test di Coombs diretto sui globuli rossi di un paziente affetto da ES in una fase florida, diciamo così, questo può venire positivo ed è positivo di tipo anticomplemento. Non vuol dire che il paziente ha degli anticorpi antieritrociti, ha frazioni del complemento adesi sui globuli rossi senza segni di emolisi, perché c'è un'attivazione complementare specifica. In altri casi invece addirittura le frazioni del complemento sono adesi ai globuli rossi per motivi che a tutt'oggi noi ignoriamo, ma che non hanno alcun significato clinico. Per esempio, se voi fate uno studio a tappeto sui globuli rossi dei donatori, che per definizione sono una popolazione sana, okay, in questi donatori potete trovare in alcuni casi la presenza di anticorpi, di frazioni del complemento adesi sui globuli rossi, che non hanno alcun significato clinico. Okay? Ritorniamo quindi alla metodica classica. I falsi negativi possono essere perché ci stanno meno di 500 molecole anticorpali sulla membrana eritrocitaria, perché non è stato fatto un corretto lavaggio delle mazze con la soluzione fisiologica, perché non sono stati rispettati i tempi di esecuzione del test, ovvero per aspettare la lettura bisogna far passare almeno 2 minuti. E poi ci stanno le possibilità di risultati falsamente positivi, ma ci interessa poco. Okay? La metodica sono sempre le stesse, quelle della Mendel, quelle della determinazione della B0, quella della determinazione dell'RH. La microcolonna, le metodiche alternative, la microcolonna per affinità, oltre che a quella per gene, microsfere di vita, o la citofluorimetria. Che vantaggi hanno queste metodiche? Sono molto facili da fare a dispetto dei nomi, sono molto rapide, l'interpretazione dei risultati è obiettiva e soprattutto i test possono essere conservati per essere poi riletti a distanza di tempo laddove noi abbiamo dei dubbi. Ma quello che ci interessa di più non sono i problemi tecnici, perché noi siamo medici, okay? Ci fidiamo della tecnica sviluppata da altri. Ci interessa l'interpretazione del test di Coombs diretto. E allora, in quali casi possiamo avere un test di Coombs diretto? Il test di Coombs diretto positivo per antonomasia è nel caso delle anemie emolitiche autoimmuni, cioè in quelle condizioni in cui il paziente produce degli anticorpi diretti contro antigeni eritrocitari che lui ha, quindi sono autoanticorpi. Sono autoanticorpi che aderiscono ai globuli rossi del paziente, con o senza complemento, okay, e che determinano il quadro quindi di questa patologia che si chiama anemia emolitica autoimmune. Perché anemia? Perché i globuli rossi determinano l'emolisi dei globuli rossi. Cioè, gli anticorpi determinano l'emolisi dei globuli rossi, emolitica perché appunto è un'anemia su base emolitica, autoimmune perché si ha una produzione di autoanticorpi. E poi avrete modo durante questo corso, non spiegato da me ma da un'altra docente, avrete modo di vedere che le anemie emolitiche autoimmuni sono di diverso tipo e vengono distinte in calde, fredde, bifasiche, a seconda del tipo di autoanticorpo che c'è dentro. Se l'autoanticorpo è un autoanticorpo di classe IgM, che abbiamo detto che il suo optimum termico sono le basse temperature, parleremo di anemia emolitica autoimmune fredda. Se invece l'autoanticorpo in gioco è un anticorpo di classe IgG, il cui optimum termico sono 7 gradi, parleremo di anemia emolitica autoimmune calda. Se sono presenti tutti e due, parleremo di anemia emolitica autoimmune mista. Ok? Poi, malattia emolitica di neonato, ma su questo oramai sapete tutto. Ok? Noi che cosa vogliamo dimostrare? Vogliamo dimostrare
che le mazie sono sensibilizzate da anticorpi di classe GG di origine materna. E allora adesso vi faccio una domanda. Noi facciamo il test di Coombs diretto sulla madre e sul feto. Chi ha positivo il test di Coombs diretto, la madre o il feto? Sto aspettando la risposta, eh? Sto sempre aspettando la risposta. Prego. Ok. E quello della madre com'è? Il test di Coombs diretto quindi è negativo, ok? Ascolta, ma questi anticorpi attaccati sui globuli rossi del bambino sono autoanticorpi o sono alloanticorpi? Ok. Anemie emolitiche immunomediate sono anemie su base emolitica in cui a seguito dell'assunzione di determinati farmaci e con meccanismi di vario genere e alcuni dei quali molto complessi, si ha un'emolisi dei globuli rossi ovviamente, a seguito della produzione di anticorpi. Come vedete, i farmaci citati qua, ma guardate che i farmaci sono tantissimi, sono in questo caso antibiotici molto noti, dalla vecchia penicillina, la cefalosporina, la rifampicina, ma non necessariamente sono soltanto antibiotici, ok? E non necessariamente il quadro si instaura già alla prima assunzione, altro, anzi. Ultimo meccanismo, ultima evenienza, sono le reazioni emolitiche trasfusionali. Allora, per farvi capire, io sono un soggetto Rh negativo e ho anticorpi anti-D. Se mi trasfondete con le mazie Rh positive, perché non ne avete Rh negativo evidentemente, perché non è una libera scelta, i miei anticorpi aderiscono alle mazie trasfuse. Evidentemente aderiscono soltanto alle mazie trasfuse, non aderiscono alle mie mazie. Ma quando io vado a fare il test di Coombs, il test di Coombs io lo faccio su una provetta contenente le mie mazie mescolate a quelle trasfuse. Di conseguenza, quando aggiungo il siero di Coombs, è vero che si lega soltanto alle mazie trasfuse, perché sono soltanto quelle che hanno l'anticorpo adeso sulla loro superficie. Ma macroscopicamente io questa differenza non la vedo. Quindi mi viene un test di Coombs diretto positivo. Ok? In questo caso è evidente che non si tratta di un autoanticorpo, perché l'anticorpo non è legato ai miei globuli rossi, è legato ai globuli rossi che mi sono stati trasfusi, che circolano dentro di me, ma non li ho prodotti io, e l'antigene che presentano non è mio, ok? Quindi non sono autoanticorpi, ma sono alloanticorpi diretti contro i globuli rossi del donatore. Perché vi dico questo? Quando si fa il test di Coombs diretto positivo su un campione, okay, e questo viene positivo, la prima domanda da fare al clinico è: questo paziente è stato trasfuso di recente oppure no? Se vi dice no, ok. Se vi dice sì, dovete chiedere quando, perché vi ricordo che i globuli rossi trasfusi rimangono in circolo nel paziente per molto tempo, ovviamente. Di conseguenza, voi il test di Coombs diretto lo state facendo sui globuli rossi del paziente e sui globuli rossi del donatore. E se dovesse venire positivo, potreste trovarvi di fronte non ad un quadro di anemia emolitica autoimmune, ma bensì ad una reazione emolitica trasfusionale. Ok? E poi vedremo come si fa. Allora, esempi.
reazioni trasfusionali. Perché è positivo? La colonna a sinistra è perché è positivo il test di Coombs diretto. DAT è un acronimo inglese che sta per test di Coombs diretto, ovvero test dell'antiglobulina diretto, ovvero direct antiglobulin test. Nella colonna a destra è scritto ma perché il DAT è positivo, ovvero il test di Coombs? Reazioni trasfusionali. Il test di Coombs diretto è positivo sui globuli rossi del donatore, cioè su quelli trasfusi, non su quelli del paziente, che noi pensiamo di star studiando, ma l'anticorpo lo ha prodotto il paziente. Io sono un paziente Rh negativo, ho prodotto l'anticorpo anti-B, sui miei globuli rossi l'anticorpo anti-B non fa nulla perché io l'antigene B non ce l'ho, ma se tu mi dai delle emazie da donatore che hanno l'antigene D, l'anticorpo si lega e dà l'emolisi. Quando si lega, se io su queste emazie faccio il test di Coombs diretto, questo viene positivo. Ma non è un autoanticorpo, è un alloanticorpo. Malattia emolitica del neonato. Il test di Coombs diretto è positivo sulle emazie del neonato, perché sono quelle che hanno l'antigene verso cui è diretto l'anticorpo. Ma anche in questo caso non è un autoanticorpo, perché l'anticorpo lo produce la mamma, quindi è un alloanticorpo materno che si lega agli antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi del bambino. Malattia, anemia emolitica autoimmune. Il test di Coombs diretto è positivo sui globuli rossi del paziente e l'anticorpo lo produce il paziente. Questo è l'unico caso in cui si ha un autoanticorpo. Io produco anticorpi contro antigeni dei miei globuli rossi che io ho. Meccanismi da farmaco sono estremamente complessi, sono quasi sempre alloanticorpi, esiste un caso di anemia emolitica da farmaco con produzione di autoanticorpi, ma qui entriamo troppo nello specifico e non ne parliamo più. Come vi avevo anticipato, il test di Coombs diretto positivo non necessariamente implica che le emazie del soggetto in vivo abbiano una ridotta sopravvivenza. Sono riferiti i test dell'antiglobulina positivi in 1 a 1000, uno ogni 14.000 donatori di sangue e fino al 15% dei pazienti ospedalizzati, senza che questo ci dica che ci sono segni di emolisi immune. Dobbiamo quindi cercare che cosa? I segni dell'emolisi immune per dire che il test di Coombs diretto positivo è significativo. E quali sono i segni clinici di emolisi immune? Ridotti livelli di emoglobina, quindi l'anemia, la reticolocitosi, l'iperbilirubinemia non coniugata, l'aumento dell'LDH, l'emoglobinemia e l'emoglobinuria, ammesso che qualcuno la faccia la ricerca dell'emoglobinuria, i ridotti livelli di autoglobina sierica e la morfologia degli eritrociti, perché in caso di anemia emolitica si ha una grossa presenza di schistociti, cioè di globuli rossi frammentati. Ok? Questo è il test di Coombs diretto, ovvero lo studio degli anticorpi adesi sulla superficie dei globuli rossi. Ma in alcuni casi gli anticorpi non sono adesi sulla superficie del globulo rosso, ma sono circolanti, sono liberi. Ok? Questo l'abbiamo già visto, lo sappiamo perfettamente. Ah, questo mi piace dirvelo, è un aspetto interessante, facciamo una piccola digressione. Vi ricordate che vi ho sempre detto che di un antigene la cosa che ci interessa è la sua immunogenicità, quindi dal punto di vista clinico un antigene ci interessa di più o di meno in base a quanto sia in grado di stimolare una risposta immunitaria, ovvero la produzione del corrispondente anticorpo, in un individuo che manchi dell'antigene, ok?
Ci sono dei fattori che influenzano la immunogenicità di un antigene, e cioè la struttura chimica e la sua complessità, il grado di estraneità, la grandezza, il dosaggio e la densità antigenica, più ce ne stanno più immunogeno, la via di somministrazione, e già l'abbiamo visto, la frequenza dell'antigene nella popolazione. Un antigene che è molto frequente è difficile che sia immunogeno, perché se è frequente è probabile che io lo conosca, perché ce l'ho, e se ce l'ho non produco l'anticorpo. Okay? Da questo punto di vista che cosa va detto? Va detto che le proteine sono i migliori immunogeni, non a caso l'antigene B è un antigene di natura proteica. Tra l'altro, gli antigeni di natura polisaccaridica stimolano la produzione di IgM, e infatti gli anticorpi del sistema B0 sono degli IgM. Quelli di natura proteica, le IgG, e infatti gli anticorpi del sistema RH sono degli IgG. Il grado di estraneità, perché gli immunogeni devono essere riconosciuti come non-self per determinare la produzione anticorpale. Maggiore è la differenza dal self, maggiore è la probabilità di stimolare una risposta immune. Ok? La grandezza, vabbè, se superiore a 10.000 d'alto sono immunogeni più potenti, la densità l'abbiamo già detto, la via di somministrazione. Allora, tutto questo abbiamo, più o meno lo conosciamo. Andiamo invece al nostro test di Coombs indiretto. Vedete quella piccola premessa sopra la barra blu? Quando nel siero è presente un anticorpo, dal momento che non vi sono emazie che portano l'antigene corrispondente, esso circola libero. Pensate alla donna RH negativa. La donna RH negativa ha l'anticorpo anti-B. Ma questo anticorpo anti-B si lega a qualche cosa? Assolutamente no. Circola libero nel siero della donna e non fa danno. La donna potrebbe anche non sapere di averlo. Okay? Ma noi abbiamo messo a punto un test che ci serve per verificare, per l'appunto, se ci sta questo anticorpo che circola libero. Siccome questo anticorpo, per essere evidenziato, ha bisogno anch'esso del siero di Coombs o dell'antiglobulina umana, chiamatela come vi pare, questo test si chiama test di Coombs indiretto o test dell'antiglobulina indiretto. Come si fa però? Dal punto di vista tecnico è leggermente più articolato rispetto al test di Coombs diretto. Nel test di Coombs diretto voi prendete le mazze, ci mettete il siero di Coombs sopra, avviene la reazione test positivo, non avviene la reazione test negativo. Nella ricerca anticorpale degli anticorpi antieritrociti nel siero, noi di cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto del siero, nel quale noi pensiamo sia presente l'anticorpo libero. Okay? Dopodiché ci dobbiamo mettere dei globuli rossi che ci fornisce il commercio, e questi globuli rossi li dobbiamo mettere nel siero un po' di tempo. Perché? Perché così l'anticorpo che circola nel siero si aderisce alle emazie che noi abbiamo aggiunto. Si chiama sensibilizzazione. I globuli rossi diventano sensibilizzati. Una volta che è avvenuta la sensibilizzazione, noi che facciamo? Il siero lo togliamo, lavoriamo sui globuli rossi, i quali globuli rossi hanno sulla loro superficie adeso tutto l'anticorpo che era presente nel siero, insomma tutto, l'anticorpo che era adeso nel siero. Se ce n'era, se non ce n'era, le emazie restano libere come erano. Ok? Dopodiché che cosa facciamo? Ritorniamo praticamente al test di Coombs diretto, cioè su queste emazie noi ci aggiungiamo l'antiglobulina. A questo punto, se avviene la reazione, noi possiamo dire indirettamente che nel siero c'erano degli anticorpi, perché la reazione non sarebbe venuta positiva se gli anticorpi liberi nel siero non avessero potuto sensibilizzare le emazie, emazie che poi abbiamo utilizzato per fare il test di Coombs indiretto. Che cosa c'è da dire? Che la fase in particolare della sensibilizzazione del globulo rosso richiede tempo. E vi ripeto, noi di tempo in medicina trasfusionale spesso non ne abbiamo. Quindi per accelerare questa reazione abbiamo bisogno di alcuni mezzi potenzianti, ok? Che tutto sommato a voi interessa poco sapere come si chiamano. Ma l'importante è che sappiate che in buona sostanza alla fine
Il test di Coombs indiretto per avvenire è come se avesse una specie di ricetta. Noi abbiamo bisogno del siero che vogliamo studiare, abbiamo bisogno delle mazie che ci fornisce il commercio, abbiamo bisogno del siero di Coombs che consente l'agglutinazione delle mazie, abbiamo bisogno del mezzo potenziante che consente che la reazione avvenga in tempi per noi ragionevoli e abbiamo bisogno che il tutto avvenga a temperatura di 37 gradi perché gli anticorpi sensibilizzanti sono quelli che reagiscono a 37 gradi. Quindi vedete come se fosse la ricetta di un dolce, dove c'è bisogno di che cosa? Del forno, 37 gradi, della sostanza farina e uova che dobbiamo studiare, ovvero il siero e le mazie. Abbiamo bisogno del lievito, mezzo potenziante, ok? Quindi vedete, è come una ricetta. La metodica con cui possiamo fare questo test di Coombs in diretto, anche qui più o meno è sempre la stessa cosa. La possiamo fare in provetta, non si può fare sul vino, la possiamo fare in microcolonna, ma possiamo fare in micropiastra, ok? Quando lo utilizziamo, il test di Coombs in diretto? Lo utilizziamo nella donna in gravidanza, per esempio, per vedere se ha l'anticorpo anti-B. A questo punto noi prendiamo il suo siero, lo testiamo con questa metodica e facciamo quindi quella che si chiama la ricerca anticorpale, cioè cerchiamo se ci sono degli anticorpi. In questo modo noi che cosa facciamo? Prendiamo il siero della donna e lo mettiamo in due provette diverse, anzi per la verità lo mettiamo in tre provette diverse. In queste tre provette diverse, in tutte e tre noi ci mettiamo il suo siero, in tutte e tre ci mettiamo il siero di Coombs, in tutte e tre ci mettiamo il mezzo potenziante, in tutte e tre mettiamo le mazie fornite dal commercio, ma le mazie un poco diverse l'una dall'altra. Se anche una sola di queste tre provette, dopo che abbiamo fatto l'incubazione, eccetera, eccetera, viene positiva, si dice che la ricerca degli anticorpi è positiva, ma non sappiamo ancora che tipo di anticorpo c'è, o meglio, non sappiamo l'anticorpo verso quale antigene è diretto. È diretto contro l'antigene B? È diretto contro l'antigene C piccolo? È diretto contro l'antigene KEL? Noi non lo sappiamo. Per identificare la specificità dell'anticorpo, dobbiamo passare al test successivo, che è quello della identificazione della specificità anticorpale. Ok? Terzo test, cross match, la cosiddetta prova crociata, che si fa quando noi vogliamo trasfondere un paziente. Prendiamo il siero del paziente che vogliamo trasfondere, prendiamo le mazze che vogliamo trasfondere, ci mettiamo il mezzo potenziante, ci mettiamo il siero di Coombs, lo mettiamo a 37 gradi e vediamo se reagisce oppure no. Se non reagisce, si dice che la prova crociata è libera, quindi l'unità di globuli rossi che vogliamo trasfondere è compatibile e quindi possiamo procedere con la trasfusione. In alcuni casi si utilizza la metodica del test di Coombs in diretto anche per la tipizzazione retrocitaria. Che cosa vuol dire? Mentre per l'antigene, gli antigeni A, B, del sistema B0, per gli antigeni D, C grande, C piccolo e grande e piccolo del sistema RH, per identificare la loro presenza o meno, noi semplicemente prendiamo i globuli rossi e ci mettiamo i corrispondenti antisieri. Per alcuni antigeni, penso per esempio all'antigene KIT, per evidenziare la presenza di questo antigene sulla superficie dei globuli rossi, noi abbiamo bisogno di utilizzare una metodica un po' più articolata, che per l'appunto quella del test di Coombs in diretto. Ma comunque, più di questo non vi voglio dire. Mi interessa che voi sappiate che se vogliamo trasfondere una persona, i cosiddetti test pretrasfusionali consistono sostanzialmente nella determinazione della B0 del paziente, nella determinazione dell'RH del paziente, nella determinazione del KEL, del sistema KEL del paziente. Al paziente noi poi facciamo sempre il test di Coombs indiretto, cioè cerchiamo
pensiero del paziente, la presenza di anticorpi diretti contro i globuli rossi oppure no, non ci sono. Se, come ci auspichiamo, il test di Coombs indiretto viene negativo, non è necessario fare nessun altro test. Noi prendiamo un'unità di globuli rossi dalla nostra frigoemoteca, la prendiamo che sia a B0 identica al paziente oppure quantomeno a B0 compatibile, che sia compatibile per il sistema RH, che sia identica per il sistema KEL, dopodiché si fa la cosiddetta assegnazione elettronica. Ok? Quindi la cosiddetta prova crociata, se la ricerca anticorpale nel paziente è negativa, non è necessario effettuarla. Molto più complicata è l'evenienza se il paziente che noi dobbiamo trasfondere, quando andiamo a fare la ricerca anticorpale, questa viene positiva. Perché? Intanto dobbiamo capire l'anticorpo di che tipo è e quindi dobbiamo fare il test della identificazione della specificità anticorpale, ovvero dobbiamo dare un nome e cognome a questo anticorpo. Per fare un esempio che oramai siete in grado di seguire, donna RH negativa, con storia di pregressa gravidanza, di pregresse gravidanze, deve essere trasfusa. Io alla donna che cosa ho fatto? La B0 so che è 0. L'RH so che è un RH negativo, le ho fatto il fenotipo per intero e so che oltre a essere un D piccolo, lei è doppio C piccolo, quindi C piccolo e piccolo piccolo. Ho fatto il KEL ed è negativa. Faccio la ricerca anticorpale. Ricerca anticorpale positiva. Vuol dire la donna nel siero ha un anticorpo. Che tipo di anticorpo? Boh! Se faccio solo la ricerca anticorpale antieritrocitaria, io vi posso dire soltanto che ha un anticorpo diretto contro uno delle migliaia di antigeni presenti sulla superficie del globulo rosso, ma contro quale non ve lo sto dicendo. Faccio l'identificazione della specificità anticorpale. Allora a quel punto so che la donna ha un anticorpo di classe GG diretta contro l'antigene D grande. Ok? A questo punto, se io la voglio trasfondere, A, devo darle emazie prive dell'antigene verso cui è diretto il suo anticorpo, quindi emazie 0 RH negativo. Secondo, per legge, anche se ho identificato l'anticorpo e gli ho dato un nome o un cognome, essendo positiva la ricerca di anticorpi antieritrocitari, devo fare la prova crociata. Cioè devo prendere il siero di questa signora, devo prendere le emazie zero negativo che vorrei trasfondere, le devo mettere a contatto e solo se la prova crociata viene negativa io posso trasfondere questa unità. Altrimenti no. E se viene positiva vuol dire, ed è il motivo per cui sono tenuta a fare la prova crociata, che oltre all'anticorpo anti-D, magari la signora aveva qualche altro anticorpo. Questi test, nel loro complesso, sono i cosiddetti test pretrasfusionali. A seconda di quanto sono complessi, di quanti ne devo fare, di quanti ne devo ripetere, ovviamente io vi posso dire in quanto tempo sono in grado di fornirvi il sangue che mi avete chiesto per trasfondere il vostro paziente. Se viene tutto negativo, in mezz'ora è tutto a posto. Se la ricerca degli anticorpi viene positiva, ci possono volere molte mezz'ore, diverse ore, a volte addirittura giorni. Se è un anticorpo particolarmente articolato o se, una volta che ho trovato la specificità dell'anticorpo, non riesco a trovare delle mazze compatibili. Quindi le procedure di routine sono la tipizzazione, che serve a identificare gli antigeni A, B e D, l'antigene posizionato sugli eritrociti del paziente e l'origine dell'anticorpo, ovvero dell'antisiero, sono gli antisieri che mi dà il commercio. La ricerca anticorpale a che cosa serve?
a identificare gli anticorpi diretti contro gli antigeni eritrocitari. L'antigene in questo caso è presente sulle mazie che mi fornisce il commercio, l'anticorpo è quello presente nel siero del paziente, per esempio nella signora RH negativo. L'identificazione serve a identificare la specificità dell'anticorpo che ha il paziente, per esempio la signora RH negativo. In questo caso le mazie che io utilizzo sono sempre quelle che mi fornisce il commercio, però mentre per la ricerca anticorpale io utilizzo soltanto tre tipi di emazie provenienti da tre donatori, nel pannello, nella identificazione della specificità, io di cellule, ovvero di emazie a specificità antigenica nota, ne utilizzo moltissime. La fonte dell'anticorpo è sempre il siero del paziente. E poi c'è la prova crociata, che serve a determinare la compatibilità sierologica tra donatore e paziente prima della trasfusione. Gli eritrociti sono quelli che voglio trasfondere, quindi gli eritrociti del donatore, il siero è quello del paziente. Questo che vi faccio vedere, ma non perché voi lo dobbiate sapere interpretare, è per curiosità vostra, è un antigramma. Che vuol dire l'antigramma? È lo strumento che noi utilizziamo in laboratorio per fare la ricerca degli anticorpi antieritrocitari. Questo che voi vedete sono i nomi dei donatori, evidentemente non sono dei doni. Quindi numero 1 si chiama R1WR1 e i suoi globuli rossi, e quindi la lettura va fatta in orizzontale in questo caso, i suoi globuli rossi sono tipizzati per questi antigeni che vedete qui sopra, ok? Per l'antigene, per il sistema RH, quindi per l'antigene D, per l'antigene C grande, per l'antigene grande, per l'antigene C piccolo, per l'antigene E piccolo, per l'antigene C Willis, di cui non abbiamo parlato mai, per il sistema KEL, quindi per l'antigene KEL, vedete K grande, per l'antigene cellano, K piccolo, il KPA, il KPB, il Sutter A, il Sutter B, per il DAF, il KID, il Lewis, l'MNS, eccetera, eccetera. Ok? Dopodiché che cosa vado a vedere? Come vedete, il soggetto numero 1, dal soggetto numero 2, dal soggetto numero 3, sono diversi come antigeni che presentano sulla superficie dei globuli rossi. Per esempio, il soggetto numero 1 ha l'antigene D, c'è scritto più sotto la letterina D. Il soggetto numero 2 anche ha l'antigene D. Il soggetto numero 3 non ce lo ha, infatti è scritto 0. E d'altra parte è ovvio, l'antigene D nella nostra razza è ben rappresentato. Perché è fatto questo scherzetto? Perché quando io metto il siero del paziente a contatto in tre provette con queste tre cellule, poi vado a vedere dove si è avuta l'agglutinazione. Quindi esamino le tre cellule, queste sono le risposte, e vedo che la prima cellula dove ho messo le mazie del donatore numero 1 ha dato esito negativo. Vuol dire che nel siero di questo paziente non c'è un anticorpo diretto contro qualcuno degli antigeni presenti sui globuli rossi del donatore numero 1. La provetta numero 2 però ha dato un esito positivo. Intanto il messaggio è: nel siero di questo paziente un anticorpo antieritrocitario c'è ed è un anticorpo diretto contro un antigene che il donatore numero 2 ha e ce lo ha solo lui, perché né il numero 1 né il numero 3 ce l'hanno. Quindi a quel punto voi esaminate tutti gli antigeni esattamente come è stato fatto qui. Per esempio l'antigene D non può essere, perché l'antigene D nella cellula numero 1 c'è, ma la cellula numero 1 non reagisce. Vedete? Positivo l'antigene D, negativa la reazione. Allora uno va avanti e vede che cos'è che il donatore numero 1 ha e che quindi non può essere in gioco. Il D lo escludiamo, il C grande lo escludiamo, l'E grande potrebbe essere, il C piccolo potrebbe essere, l'E piccolo non può essere perché il donatore numero 1 non ce l'ha e così via. Poi lo facciamo con il donatore numero 2, poi lo facciamo con il donatore numero 3.
Insomma, in sostanza vi dico che in questo caso probabilmente, perché su 3 cellule soltanto si fa solo la ricerca, non si fa l'identificazione, probabilmente l'antigene in gioco è l'antigene E grande, perché come vedete nella cellula numero 1 l'E grande non c'è, nella cellula numero 2 l'E grande c'è, nella cellula numero 3 l'E grande non c'è. Ma quando viene positiva questa, che è la ricerca, io faccio questa. Vedete, non sono più solo 3 cellule, sono 16 cellule. Se queste non bastano, ne faccio ulteriori 11 o 14 o 16, dipende da come sono fatti i pannelli. Ok? Quindi questi sono i test pre-trasfusionali che si fanno prima di ogni trasfusione. Ok? L'ultima cosa vi dico e poi abbiamo finito. Abbiamo detto, la determinazione della B0 si fa con prova diretta e prova indiretta alla prima determinazione del paziente. Poi facciamo il fenotipo RH completo e poi facciamo il CREDI. Al secondo evento trasfusionale, la determinazione della B0 si fa soltanto con la prova globulare, perché tanto oramai il paziente lo abbiamo tipizzato, quindi siamo sicuri che non abbia nessun fenotipo debole. Io ripeto la B0 soltanto per avere la certezza che sto lavorando col sangue giusto. Ok? Quindi la B0 si ripete ad ogni evento trasfusionale. La provetta deve accompagnare tutte le richieste trasfusionali. La ricerca anticorpale, quindi questo 3 cellule, o il test di Coombs indiretto, chiamatelo come vi pare. Vi ricordo però che test di Coombs indiretto è il nome della tecnica che si utilizza per fare la ricerca anticorpale, soltanto che spesso viene utilizzato il nome test di Coombs indiretto per dire ricerca anticorpale, ok? La ricerca anticorpale la faccio una volta sola nella vita del paziente? La faccio più di una volta? E allora ritorniamo al concetto della risposta immunitaria primaria e secondaria. Se il paziente è al primo evento trasfusionale della sua vita, quando faccio il test di Coombs indiretto, non ho necessità di ripeterlo a breve, perché non avendo mai avuto uno stimolo immune, non è che fra quando io glielo faccio e quando poi lo vado a trasfondere, magari è passato un mese, può aver prodotto degli anticorpi antieritrocitari. Ok? Quindi la validità di questo test è stabilita per legge. Se io invece trasfondo un paziente oggi, ok, e poi lo ritrasfondo dopo X giorni, quando lo ritrasfondo, il test di Coombs indiretto lo devo ripetere. Vi dico che il test di Coombs indiretto o ricerca di anticorpi irregolari vale in un paziente trasfuso 72 ore. Ma questo concetto lo riprendiamo la prossima volta quando parleremo di terapia trasfusionale. Oggi credo che abbiate avuto sufficienti informazioni da essere abbastanza stanchi, anzi non so nemmeno se siete riusciti a seguirmi fino in fondo. Avete domande da farmi? Siete svenuti. Sì, mi scusi, io ho una domanda. Quindi il test di Coombs indiretto noi lo utilizziamo sia per la ricerca anticorpale sia per la determinazione della specificità anticorpale, cioè è la metodica per entrambe le cose. Sì, la differenza è nel numero di cellule, che, cioè nel numero di provette in sostanza, che viene utilizzato. Quando si utilizzano solo 3 provette, quella per definizione è una ricerca, perché tu con 3 provette, ovviamente i globuli rossi che utilizzi, che ti fornisce il commercio, comunque sono tipizzati in maniera tale da essere rappresentativi degli antigeni più importanti, ok? Però su 3 cellule si fa solo una ricerca. Da 11 cellule in poi si parla di identificazione della specificità. Ok, perfetto, grazie.
Altre domande? Va bene. Se non avete altre domande, ci vediamo giovedì prossimo. Ok? Arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Arrivederci.